Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare. La riunione degli uffici di presidenza riuniti prevede lo svolgimento di audizioni informali in videoconferenza sull'avvertenza dei lavoratori della società Covisian. Per la società Covisian siamo collegate con Gabriele Moretti, presidente esecutivo, Stefano Dessì, direttore generale, e Mario Sartarelli, direttore risorse umane. Ringrazio i nostri ospiti, cedo loro la parola, ricordando che il tempo a disposizione per l'audizione è di 20 minuti complessivi, comprensivi di eventuali domande da parte dei senatori e della replica. A lei la parola, Moretti. Grazie Presidente, buongiorno. Ringrazio lei, senatori, per darmi oggi l'opportunità di presentare Covisian e descrivere i fatti che contraddistinguono questa vicenda. Ieri abbiamo ascoltato alla Camera la relazione del management di ITA, che tra l'altro ringrazio per aver sottolineato più volte la qualità del nostro servizio e l'alta soddisfazione dei clienti. Questo è proprio per quello per cui lavoriamo, cioè per soddisfare i clienti dei nostri committenti. Poi mi spiace che contestualmente vi sia stata una rappresentazione dei fatti non corrispondente al vero. Utilizzerò, se me lo permettete, alcune slide per descrivere chi siamo e come sono andati questi fatti. Share screen. Disabilitato. Presidente, vedo che la funzione di sharing dello screen è disabilitata. Non so se è una mia mancanza. La nostra è attivata. Chiedo un tecnico guida a controllare anche te. Vieni pure. Quindi share screen qua è disattivata. Non lo capisco. Chiudo questo qua. Cade la connessione. Ah, ok, c'ero. Adesso c'è. Scusate l'inconveniente, ma Sì, ecco, vediamo. ottimo. Allora, tanto brevemente, racconterò brevemente chi è Covisian, il rapporto con ITA Airways e poi spero di proporre qualche soluzione utile a questo problema. Covisian è un leader del mercato del customer service. Sostanzialmente noi siamo specializzati nella gestione dei servizi clienti in outsourcing. L'azienda è privata e italiana, l'ho fondata io stesso 25 anni fa e ne sono oggi orgogliosamente il presidente esecutivo. Il nostro successo si è basato da sempre sul concetto di lavoro vero. Siamo nati a Torino e fin dall'inizio, quando c'erano i Co.co.co, noi assumavamo le persone. Abbiamo cercato la competitività nell'ingegno e nella creatività. Abbiamo inventato sistemi per rendere migliori i nostri servizi. Abbiamo puntato sulla stabilità delle persone come leva del successo. Tecnologia e persone. Noi siamo i più grandi fautori della clausola sociale. L'abbiamo voluta e rispettata sempre. Perché la clausola sociale sposta le leve della competitività dal puro arbitraggio del costo del lavoro alla reale capacità di gestire il servizio. Chi è più bravo a coordinare, formare, pianificare, integrando competenze e sofisticati strati tecnologici, vince la competizione. In questi ultimi 3 anni abbiamo assunto 3.000 persone con l'istituto della clausola sociale e non c'è stato il minimo intoppo né con il nostro personale, né con i nostri committenti, che grazie al cielo continuano a considerarci i fornitori più affidabili e capaci. Come è noto,
Covisian ha ottenuto da ITA un incarico transitorio di 6 mesi per la gestione del contact center, con scadenza 30 aprile di quest'anno. Entro tale data si dovevano negoziare in buona fede i termini contrattuali per la continuazione del rapporto su base pluriennale. Covisian ha quindi definito con le parti sociali l'accordo relativo alla clausola sociale, legata a questo incarico, per l'assorbimento dei lavoratori precedentemente impegnati nelle attività di contact center per Alitalia. ITA ha partecipato dall'inizio alle trattative, ma all'ultimo ha deciso di non sottoscrivere tale accordo. L'incarico conferito da ITA a Covisian prevedeva un compenso a chiamata gestita basato su due parametri importanti. La durata media della chiamata, stimata da ITA in 4,5 minuti, il compenso orario riconosciuto a Covisian, compatibile chiaramente con il costo del lavoro. All'avvio delle attività con lavoratori dotati di esperienza pluriennale nella gestione del contact center all'Italia, emergeva immediatamente che ITA ha ammesso il problema e per i primi mesi ha riconosciuto a Covisian un compenso basato su una durata maggiore delle chiamate. In virtù di ciò, ITA ha dichiarato di aver riconosciuto a Covisian un aumento del 33%, quale fosse una concessione. Tuttavia, anche quell'aumento si rilevava insufficiente rispetto alla durata effettiva delle chiamate e non solo, e anche al lavoro di back office e di gestione dei reclami. ITA ha poi cessato di riconoscere il problema e ha imposto a Covisian l'applicazione del compenso originario basato su una durata di 4,5 minuti prevista dall'incarico. Covisian si è quindi trovata a lavorare in perdita netta. Per ovviare a ciò, la proposta di Covisian era basata sul medesimo prezzo orario concordato per la fase transitoria ed è stata dimensionata sulla previsione di traffico fornita da ITA. Previsione che peraltro trova conferma nel dimensionamento del contact center che ITA sta costituendo internamente, come ieri ha dichiarato. Al contrario, la bozza di contratto proposta da ITA era del tutto sbilanciata in quanto prevedeva clausole non presenti nello schema del contratto di gara, tra cui la mancanza di esclusiva della fornitura, l'aumento spropositato degli indicatori di servizio, passati da 5 a 23, nonostante fosse stata già riconosciuta l'eccellenza del servizio fornito da Covisian. Accettare queste aggressive pretese di ITA in merito al contratto d'appalto avrebbe comportato per Covisian compensi ben inferiori al costo minimo del lavoro, che tra l'altro è definito da delle chiare tabelle ministeriali. Quindi, con lettera dello scorso 28 marzo, ITA ha comunicato a Covisian l'assenza delle condizioni per la definizione del contratto. A tale comunicazione Covisian ha risposto che la scelta di ITA appariva in tutta evidenza frutto di una decisione già presa, tant'è vero che dopo pochi giorni ITA rende noto di aver già assunto 150 risorse per internalizzare il servizio. Quindi non è stata Covisian a sfilarsi dal rapporto con ITA, come ITA tenta di far credere, ma è stata quest'ultima a determinare l'interruzione di trattative finalizzate alla prosecuzione del servizio. La storia di Covisian dimostra la grande disponibilità dell'azienda di fronte al tema dei diritti dei lavoratori e della continuità occupazionale. Però vorrei interrompere le slide. Ok, scusate, ma è un'interfaccia che non conoscevo. Allora, come dicevo, Covisian è un'azienda che è sempre stata estremamente attenta ai lavoratori e alle regole e alle leggi che determinano l'assunzione e la gestione del valore umano. Qui ci sono politici, rappresentanti dei lavoratori, imprenditori, manager dello Stato. Credo che tutti noi abbiamo grandi responsabilità verso i nostri concittadini. Le nostre scelte, soprattutto i valori e le spinte interiori che le determinano,
rappresentano la direzione e il futuro del nostro paese. Ognuno di noi ha la sua quota di responsabilità in tutto questo. Difficile definire cosa sia giusto e ingiusto in questa vicenda. Ognuno mi sembra che stia subendo una bella overdose di ingiustizia. Io credo che non sia giusto che un'impresa debba perdere soldi perché il cliente non vuole pagare il giusto per il servizio che richiede, esercitando una sorta di bullismo industriale. Credo che non sia giusto che i lavoratori ne subiscano le inevitabili conseguenze. L'idea di aver aperto una procedura di licenziamento per queste 220 nostre persone mi angoscia. Ma purtroppo, in quanto presidente esecutivo del gruppo, devo anche tutelare l'integrità parlamentare dell'azienda. Scusate, l'integrità patrimoniale dell'azienda. Vedete cosa dico? In queste cose c'è sempre un motivo buono per giustificare azioni cattive. Nessuno vuole fare il primo passo perché c'è sempre da rimetterci. Ma io faccio affidamento sulle istituzioni qui presenti e oggi ho deciso di farlo io il primo passo, di espormi pubblicamente, di invitare ITA e Almaviva a presentarsi a questo tavolo al Ministero per risolvere definitivamente il problema. E risolvere il problema vuol dire salvare questi lavoratori. Non vedo l'ora di fare la nostra parte, non vedo l'ora di poter annullare quella procedura di licenziamento e di poter comunicare ai nostri dipendenti che grazie allo sforzo di tutti il loro lavoro è salvo. Grazie per l'attenzione. Grazie. La parola ai commissari. Senatore Margiotta. Sì, no, io sarò assolutamente breve. Io credo che di fronte appunto alla posizione di ITA ieri espressa, alle cose che noi abbiamo in questo momento ascoltato da lei, la cosa più importante sarebbe acquisire questo contratto. Ovviamente fa parte di delle vostre cose interne tra voi e ITA, quindi non possiamo pretendere di averlo, ma se non lo abbiamo sentiamo da voi dire una cosa, da ITA dire un'altra e le cose sono assolutamente differenti. Primo tema, esiste nel contratto una fase transitoria di 6 mesi, come lei dice, al termine della quale veniva rinegoziato l'importo? Se è così non c'è dubbio che andava rinegoziato l'importo. Altrimenti stiamo ad una rescissione contrattuale perché voi avete chiesto sicuramente in maniera legittima più soldi a copertura dei costi che avete di quelli del contratto, cosa legittima da chiedere ma piuttosto scivolosa, perché se fosse vero che naturalmente nella gara attraverso la quale voi avete acquisito il contratto il risultato è stato determinato anche dal prezzo che voi avete offerto, assumendo anche un rischio imprenditoriale, poi non può succedere che dopo averla acquisita a un prezzo vi rendiate conto che non è sufficiente e volete più soldi, perché con più soldi lo poteva fare pure un altro dei vostri competitor. Quindi diciamo delle due l'una, se sono vere, e io non ho difficoltà a ritenerlo le cose che lei dice, ITA ha totalmente torto, ma se invece voi avete acquisito la gara per il prezzo e poi lo volete cambiare in corso d'opera, è facile dire però la clausola sociale la vogliamo rispettare. La clausola sociale si rispetta sapendo che nel prezzo che voi avevate offerto era contenuto il rispetto della clausola sociale. Non so se mi spiego, cioè è difficile dare ragione a chi dice dopo 6 mesi mi sono accorto che il servizio costava troppo e quindi voglio modificare l'importo del servizio medesimo rispetto all'offerta in base di gara. E questo è il tema secondo me di fondo, poi sicuramente lei avrà le risposte alle mie domande e ne prenderò volentieri atto, ma quello secondo me è il punto. Cioè, c'è scritto nel contratto che dopo 6 mesi si rivedeva il prezzo, nella vostra offerta il prezzo era variabile, quindi avete offerto un prezzo salvo dire però poi verificheremo tra 6 mesi se va bene o no, perché in quel caso lo potevano fare anche gli altri competitor, non so se mi sono spiegato. Quindi queste sono le cose che avevo da chiedere e naturalmente spererei di avere una risposta chiara. Senatrice Catalfo. Sì, grazie Presidente, mi unisco alla domanda del collega per capire e comprendere meglio se
quando si è risposto al bando di gara, la società ha tenuto conto del costo del lavoro collegato alle tabelle ministeriali. Vedo Rufa. Sì, buongiorno, grazie Presidente. Invece la mia domanda, ovviamente legandomi anche ai miei colleghi, è perché la comunicazione di questa, mi passi il termine Presidente, incapacità di gestire il servizio perché i costi erano bassi, perché questa comunicazione è arrivata così in ritardo in modo tale da non creare delle difficoltà di una eventuale compensazione con altre aziende. E poi se è vero che comunque è stato offerto anche un aumento o no, qualcuno parla anche del doppio del compenso piuttosto di avere comunque un servizio, e nell'ultima slide c'è una frase che a me interessa più di tutte, che è quella che dice che voi siete presidenti anche disposti a trovare le soluzioni. Ecco appunto, quali possono essere le soluzioni? Grazie. Di Piazza. Buongiorno. Vorrei fare una domanda in tal senso. Lei diceva che ITA aveva offerto un'integrazione sul prezzo del 33%. Mi interesserebbe sapere quanto è stata la controfferta vostra. Grazie. Non ci sono altri interventi, quindi... Lupo, scusate. Sì, scusate, io sono in giro. Intanto mi dispiace non aver ascoltato bene tutta la relazione. Io vorrei capire una cosa in maniera molto semplice. Covision, ho capito che diciamo riversa la colpa su ITA Airways. ITA Airways di fatto ieri in audizione alla Camera ha detto altro e vedremo cosa ci dirà più tardi qui in Senato. Ma a me una cosa viene proprio da chiedere: come mai c'è stato questo cambio di governance così repentino in Covision? E come mai appunto la precedente governance aveva già firmato la clausola sociale e ieri è stato spiegato in commissione alla Camera che le commesse non erano solo con ITA Airways, ovvero forse il piano industriale della precedente governance è stato cassato e quindi si sta facendo un altro piano industriale, e tutto questo gioco sta andando praticamente addosso ai lavoratori che ovviamente come unico mezzo di lotta hanno lo sciopero, ma temo, davvero lo temo, per esperienza anche venendo da un mondo sindacale, che ci sia una strumentalizzazione sui lavoratori e purtroppo in pancia a un momento di campagna elettorale. Io chiedo in maniera molto serena e tranquilla sia la governance di ovviamente Covision, poi sentiremo Almaviva, i sindacati, non so cosa dire, guardi sinceramente, e poi chiederemo anche la ITA, ovviamente di non mettere in mezzo i lavoratori e di non strumentalizzarli e di prendere ognuno le proprie responsabilità. Covision aveva o non aveva intenzione di prendere 543 lavoratori? Covision, come mai ha cambiato la governance e quindi evidentemente il piano industriale se l'è autocassato? Forse questo è il problema? Lo chiedo, ma perché i lavoratori non devono essere quelli che devono pagare? Grazie. Allora, a lei la parola, dottor Moretti. Grazie. Allora, provo a mettere ordine perché non sono abituato a questo tipo di sedute. Allora, il primo intervento, il senatore di cui purtroppo non ho colto il... Margiotta. Sì. Allora, io le rispondo, chiaramente è giusto, noi non abbiamo nessun problema a farvi avere tutta la documentazione, i contratti, nel limite di quello che si possa consegnarvi a rendere pubblico, per me non c'è nessun problema. Si parla di prezzo, lei dice avete vinto una gara e poi avete cambiato il prezzo. Il prezzo non è cambiato e forse vale la pena dilungarmi un minuto su questo aspetto perché spiega anche insomma diverse
domande fatte da altri senatori. Il prezzo non è cambiato. Noi abbiamo, e qui rispondo anche alla senatrice Catalfo sulla domanda delle tabelle ministeriali, noi abbiamo fatto un'offerta, come facciamo sempre, basata chiaramente su una tariffa, poi si cerca commercialmente di farla al più alto sempre possibile, però non può mai scendere sotto delle tariffe ministeriali, che sono tariffe compatibili col nostro contratto di lavoro e con il costo del lavoro e con la sostenibilità aziendale di un'attività. Quindi il prezzo non è cambiato, la tariffa è la stessa, la tariffa oraria. Qual è qui il vulnus della situazione? È la durata delle chiamate, che non è un concetto banale, cioè non è un concetto trascurabile, è un concetto sostanziale, perché non può pretendere il committente di definire a priori quant'è la durata di una chiamata, perché la chiamata è determinata da una serie di complessità, dal periodo, dal tipo di richieste che fanno i clienti, dai sistemi che usi per riuscire ad accedere alle informazioni da restituire ai tuoi clienti. Quindi non è che si possa prevedere su un contratto quanto dura una chiamata. Una chiamata sai quanto dura dopo che l'hai misurata. Okay? Quindi il nesso di causalità è inverso. Quindi la tariffa è la stessa. Se poi la durata delle chiamate o la complessità per gestirle è molto maggiore, allora sì che aumenta il costo. Perché? Perché devo mettere molte più persone per fare lo stesso lavoro. È un concetto, scusate, elementare. Quindi è veramente offensivo, voglio dire, nei miei confronti, nei confronti di tutti i lavoratori e della nostra azienda, che da 25 anni sul mercato è conosciuta e rinomata per un certo tipo di atteggiamento, sentirsi dire questo in modo anche un po' così superficiale, che noi andiamo a fare i ribassi. Quindi io posso escludere ufficialmente che noi ribassi non ne facciamo. La tariffa era un prezzo basato sul minimi tabellari, anzi anche un po' più alto dei minimi tabellari, assolutamente compatibile con le risorse che abbiamo acquisito dall'ex Alitalia e quindi era sostenibile. Il problema era la durata, che se su un bando di gara mi dicono che 4 minuti e mezzo, e tra l'altro quel bando di gara prevede anche una negoziabilità in caso variasse del più o meno 10%, denunciando una, diciamo, il fatto che entrambe le parti sapevano che poteva essere un problema quel numero, forse un po' troppo tirato, 4 e mezzo. Covisa non può inventarsi le cose, non può cambiare la realtà. Quindi abbiamo scelto sempre di mantenere un'altissima qualità del servizio rimettendoci dei soldi, perché questa è Covisa. Però a un certo punto il committente deve venire incontro al fornitore capendo i suoi problemi reali di perdita e adeguare le tariffe a dei dati oggettivi, che sono dati oggettivi che leggi sui sistemi, tra l'altro proprio del committente stesso. Spero di non essermi dilungato in una questione un po' troppo tecnica, però questo è sostanza. Questo numerino, che sembra un numerino, fa la differenza fra guadagnare o perdere, fra rendere un business solido o un business decrepito. E siccome Covisian si vanta di essere da sempre un business solido, che ci ha permesso in 25 anni di passare da 0 a 23.000 persone, non vedo perché debba arrivare un cliente particolarmente, poi non so, poi probabilmente non voglio neanche entrare nel merito delle problematiche del nostro cliente, che è in una fase di startup, probabilmente alcune tematiche sono anche molto tecniche, quindi di difficile comprensibilità da un punto di vista del top management, perché sono technicality veramente piccole. Però non vedo perché debba arrivare un'azienda di questo genere a costringere un'azienda a perdere. Quindi semplicemente mi sembra al di là delle questioni legali, per cui sono ben conscio di avere ragione e che quindi in un'eventuale causa vinceremo, diciamo che la scelta è stata fatta da noi, è stata una scelta coerente con tutta la nostra storia. Poi, scusatemi, sono dilungato un po', ma credo che il tema della tariffa fosse importante. Poi volevo rispondere alla senatrice Lupo, sembra di aver... Ma guardi, l'ho già detto prima e glielo confermo, cioè che per noi aver attivato una procedura di licenziamento è un insuccesso, per me è un grave insuccesso. Questo accordo che era stato fatto al Ministero prevedeva sicuramente una quota di attività che proveniva da ITA, la maggior parte.
uno sforzo dei lavoratori che avevano ridotto le loro ore lavorative, quindi hanno fatto anche uno sforzo dei lavoratori, uno sforzo del Ministero che aveva previsto una quota di cassa integrazione a supporto soprattutto della fase iniziale di inserimento delle persone. E poi chiaramente un impegno anche nostro, per una parte, perché non è che possiamo salvare il mondo da soli, di introduzione di nuove commesse a supporto di questi lavoratori a Palermo. Questo è l'accordo. Anche questo possiamo darvelo quando volete. Nel momento in cui viene meno l'elemento fondante di questo accordo, che è la commessa ITA, che non è trascurabile nell'accordo, ma è parte sostanziale dell'accordo, e chiaramente diventa difficile mantenere vivo un accordo simile. Quell'accordo decade. Allora, oggi qui avete davanti un'azienda che sta dicendo, e qui rispondo al senatore che chiedeva quali sono le soluzioni. Ma la soluzione è molto semplice. Qua ci sono tre grandi aziende, poi non voglio entrare in dettagli perché ci sarà il tavolo opportuno per farlo, ma ci sono tre grandi aziende, una di partecipazione pubblica, una un'azienda leader storica Almaviva del nostro mercato, una Covisa, che è un'azienda emergente del nostro mercato, che credo che messi insieme con l'aiuto eventualmente di qualche supporto in una fase di start-up e di inserimento di nuove commesse, possono salvare queste 500 persone. Basta volerlo. Mi sembra, tra l'altro aggiungo, che da un punto di vista proprio operativo sono preziose quelle persone. E secondo me, da un punto di vista economico, non sono state fatte anche le adeguate valutazioni nel far partire un nuovo call center buttando via tutta quella professionalità. Se basta, io molto rapidamente ci sono due altri interventi, ma invito a essere estremamente sintetici perché siamo ben oltre il nostro termine. Quindi, senatrice Catalfo. Sì, grazie Presidente. Solo per capire meglio, la società ha appena detto che gli era stato riconosciuto un aumento del 33%. Rispetto a quello che era la base, l'accordo iniziale. Vorrei capire se gli è stato riconosciuto per il periodo in cui di prova, insomma, fino ad aprile 2022, e perché lo ritenevano insufficiente, un po' lo hanno spiegato, ma rispetto a questa richiesta superiore di riconoscimento di spese, qual era la richiesta di Covisian nei confronti di ITA, anche per capire meglio. E poi, solo ancora per chiarire, concludo, nell'accordo di cui si parlava presso il Ministro del Lavoro, una parte sola dei lavoratori sarebbe andata, se non erro, a svolgere i servizi di ITA, l'altra parte andava e andrebbe in Covisian. Senatore Briziarelli, raccomando sempre la sintesi. Sì, grazie. Io, Presidente, mi rimetto a tutto quello che ha detto il collega Rufa per il gruppo in generale, e do per scontato che sia gli auditi che i presenti abbiano seguito anche le oltre 2 ore di audizioni che ci sono state ieri alla Camera. Quindi così siamo più veloci. Mi soffermo solo sull'ultima parte dell'intervento del dottor Moretti, dove dice sostanzialmente siamo un'azienda in crescita, siamo passati da 0 a 23.000 persone, siamo sul mercato, eccetera, eccetera, c'è la massima disponibilità, eccetera. Allora, tagliando con l'accetta, da una parte c'è la questione di questo specifico contratto, il tavolo del 21, tutto quello che è stato detto, e non entro nel merito, è già stato fatto, dall'altra ci sono i lavoratori. Al di là della generica disponibilità manifestata ora, c'è la volontà di mantenere un contact center a Palermo, per quanti, come, con quali disponibilità? Del resto ci sono state tutta una serie di uscite pubbliche anche da parte delle istituzioni locali, dal comune alla regione, i sindacati, eccetera. Da questo punto di vista io credo che alle persone impiegate con quelle professionalità interessi prima di tutto di mantenere una disponibilità lavorativa lì, no? È inutile che poi Covisian ne dica se vi trasferite a 1.000 chilometri va bene, cioè vi prendiamo. Cioè, c'è effettivamente ad oggi per il mercato che c'è, senza rinunciare a null'altro, facendo tutte le battaglie del caso, però c'è la volontà o meno, tenuto conto che vi siete descritti come un'azienda seria, avete partecipato a un bando, conoscevate già il settore, avevate i numeri, c'era tutto,
Dire dopo 6 mesi ce ne andiamo, non ci sono più le condizioni, capite bene che per quelle persone, non solo per le 211 assunte all'inizio, ma anche per quelle che contavano di essere aggiunte nel blocco successivo, il problema è reale e è quotidiano. Quindi lei vede effettivamente queste potenziali possibilità o è semplicemente un auspicio, chiedo scusa, non voglio mancare di rispetto, natalizio e detto così in un contesto non da commissione parlamentare. Grazie. A lei, dottor Moretti. La provo a rispondere. Allora, vabbè, intanto rispondo subito a quest'ultima domanda. No, non c'è nessuna volontà di andare via da Palermo. Noi tra l'altro a Palermo abbiamo già fatto un'operazione importante di acquisizione di commessa applicando la clausola sociale non più di un anno e mezzo fa, e in questo momento Covisian a Palermo impiega circa 650 persone, quindi non è una realtà piccola. E non c'è nessuna volontà di chiudere, di allontanarsi da Palermo. Sul tema invece è importante un elemento, che lei dice, siete cresciuti 0-23.000 persone, via dicendo. Io ho detto che negli ultimi anni siamo cresciuti addirittura di 3.000 persone in Italia applicando la clausola sociale. La clausola sociale ha dei pregi enormi perché fa vincere quelli che competono sulla capacità di gestire un business. Però è anche il grande pregio di salvare il lavoro, i lavoratori che sono impiegati su una commessa perché passano in modo garantito da un'azienda all'altra. Però anche il difetto di non generare nuovi posti di lavoro. Cioè, non è che Covisian si può inventare la generazione di posti di lavoro. Covisian assume persone nuove quando magari una commessa che ha preso con la clausola sociale cresce e quindi c'è la possibilità di portare nuove persone all'interno di una commessa. Non più di 2 mesi fa abbiamo acquisito un'importante commessa e abbiamo aperto una sede nuova a Bologna, perché avendo acquisito quella commessa sulla sede di Bologna abbiamo dovuto aprire una sede lì. Quindi anche il suo dubbio sul fatto che noi spostiamo da una città all'altra per lasciare i lavoratori in modi più o meno rocamboleschi, lo posso negare assolutamente, che non è nella nostra strategia e Palermo per noi è un punto strategico. Sul tema del prezzo, per rendere semplice l'illustrazione del nostro prezzo, con quel minutaggio come era definito dalla gara provvisoria, insomma dal contratto provvisorio, che prevedeva 4,5 minuti, sostanzialmente il numero teorico di... La semplifico perché è veramente un argomento meschino, immagino. Il numero di chiamate che si possono gestire all'ora sono una decina, quindi 10 pezzi d'ora, che hanno determinato un certo prezzo a chiamata. Se quelle chiamate oggi misurate sono la metà all'ora, perché la questione di quante chiamate gestisci in un'ora non dipende solo da quel numerino che è la durata, ma anche da complessità tecnologiche, se sono la metà vuol dire che io dovrei raddoppiare il prezzo per essere competitivo. E di fatto oggi le durate, cioè il numero di pezzi all'ora, sono la metà dei pezzi all'ora previsti con i parametri di gara. Quindi la trattativa con il committente è stata una trattativa abbastanza tosta, come se no non saremo qua, dove io credo che o non ci sia stata un'incomprensione di fondo sulla tecnicalità che generava questa differenza di prezzo, oppure c'è stata una volontà chiaramente negoziale di non... però questo non posso saperlo. Comunque il punto è che per noi, cioè, il prezzo di quella commessa è davvero, anche col 33% in più, non è sostenibile. La ringrazio. Allora ci sarebbero altri interventi, ma dato che il tempo a nostra disposizione è ampiamente scaduto, io invito i commissari ad inviare una richiesta di chiarimenti scritta all'impresa, che certamente risponderà. Mi dispiace per questo, ma siamo veramente fuori tempo. Quindi passerei al successivo, che è Almaviva. Allora,
Allora, Almaviva, facciamo una prova audio. Vedo che avete il microfono silenziato. Buongiorno. Buongiorno. Allora, per Almaviva ci sono Andrea Antonelli, presidente Almaviva Compact, Marina Irace, direttore risorse umane Almaviva, Michele Svider Koski, direttore comunicazione e relazioni istituzionali Almaviva. Ricordo che il tempo a disposizione è di 20 minuti complessivi, incluse le domande dei commissari. A voi la parola, buona giornata, grazie per essere con noi. Grazie, saluto e ringrazio i presidenti, l'ufficio di presidenza e i rappresentanti dei gruppi parlamentari per l'attenzione e la possibilità di essere ascoltati. Almaviva Contact, che è sul mercato da oltre 20 anni e che eroga servizi di assistenza ai clienti, ha assicurato per oltre 20 anni il servizio di assistenza ai clienti per l'Italia attraverso una struttura organizzata sulle sedi di Palermo e Rende, garantendo stabilità occupazionale, riconosciuta qualità delle prestazioni e continuità operativa ininterrotta, anche a fronte dei mancati pagamenti dovuti a 2 successivi ingressi dell'Italia in amministrazione straordinaria. Mancati pagamenti che, per completa informazione, ancora oggi ammontano a oltre 17 milioni di euro. Comunque, vediamo a noi. Il 31 luglio 2021 ITA ha indetto una gara per l'assegnazione di servizi analoghi a quelli svolti per l'Italia da Almaviva Contact. Volumi di attività indicati in crescita nel bando, punteggio premiale per una sede operativa a Roma e nessun riferimento all'applicazione della clausola sociale prevista dalla legge e dal contratto di settore a tutela dell'occupazione per il settore dei call center. Tempo per presentare le offerte, 4 giorni. Alle preoccupazioni espresse pubblicamente dai rappresentanti sindacali e istituzionali, nonché ovviamente dall'azienda, il 3 agosto ITA precisa con formale comunicazione che la gara si svolge nel rispetto della legge e delle clausole sociali. Cito testualmente un testo che è ancora presente sul sito di ITA, del comunicato stampa: tutte le società invitate applicano lo stesso contratto collettivo di lavoro che prevede l'utilizzo della clausola sociale, specificando, e cito ancora testualmente, che per ITA è fondamentale salvaguardare la continuità occupazionale nel caso di passaggi di attività da un fornitore all'altro e che non si tratta di una gara al massimo ribasso. Questo è quello che è scritto e si può tranquillamente verificare sul sito di ITA. In base alla precisazione ufficiale di ITA, Almaviva Contact ha inviato comunicazione scritta alla stazione appaltante e a tutti i potenziali fornitori con l'elenco della forza lavoro compresa nelle clausole sociali, persone in servizio da oltre 15-20 anni, relativa alle caratteristiche in termini di contratto, profili orari, anzianità, rendendo chiaro come necessario il costo del lavoro. Tuttavia, il successivo 14 agosto, ITA trasforma il confronto competitivo in una secca gara al massimo ribasso. Come comunica che le offerte ricevute sono sostanzialmente, anche qui cito testualmente quanto ci ha scritto ITA, sostanzialmente equiparabili sotto il profilo del rapporto qualità e prezzo e richiede, ai fini dell'aggiudicazione, un'offerta integrativa fondata su miglioramenti economici e sconti, tanto per capirsi ribassi sulla base d'asta, e una base d'asta già di per sé insufficiente a coprire il solo costo del lavoro definito in coerenza anche con le tabelle ministeriali. Considerato che offerte anche solo allineate a quella base d'asta indicata da ITA sarebbero state in evidente contrasto con i minimi legali stabiliti dal Ministero del Lavoro, Almaviva Contact ha predisposto la propria offerta integrativa con prezzi superiori a quelli della base d'asta, motivandone nella risposta, in trasparenza, la congruità nel rispetto della normativa e del costo del lavoro degli addetti definito dalle tabelle in vigore. Non sembra essere stato questo il caso della società Covisian, che in virtù di proprie strategie commerciali ha ritenuto opportuno formulare un'offerta al ribasso, come dichiarato dalla stessa Covisian al tavolo ministeriale del 20 aprile scorso, risultando quindi assegnataria dell'appalto. Assegnazione, e siamo allo scorso 24 agosto del 2021,
che nella comunicazione pubblica il committente IDA non ha accompagnato con alcun riferimento all'attivazione della clausola sociale, contrariamente a quanto affermato nei giorni precedenti. Il quadro di anomalie che ha catalizzato il processo e il grave rischio per il diritto alla continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti, e assieme alla ferma richiesta di intervento avanzata dalle organizzazioni sindacali, ha portato il Ministero del Lavoro a convocare un tavolo di confronto con le parti interessate. Al termine di oltre 10 incontri nell'arco di 2 mesi, nei mesi di settembre-ottobre 2021, alla presenza del Ministero del Lavoro e delle amministrazioni legali competenti, Comisian e Almaviva Contat, le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un verbale di accordo il 21 ottobre 2021, nel quale è stata confermata l'applicazione della disciplina in tema di clausola sociale, sottolineo ancora prevista da legge e da contratto, al personale impiegato in precedenza per Alitalia sulle stesse attività oggetto di gara, in forza di Almaviva Contat nelle sedi di Palermo e Rennes. In base all'accordo, Comisian ha assunto come definitivamente concluso il processo per l'affidamento del servizio, senza fare alcun riferimento alla necessità di ulteriori intese, presentando una precisa programmazione operativa a favore di IDA, e si è obbligata ad assumere tutte le 543 persone aventi diritto secondo un piano in 4 sessioni, ottobre 2021, aprile, settembre e dicembre 2022. A fronte di questo accordo, le organizzazioni sindacali e i lavoratori hanno accettato transitorie condizioni di minor favore, profili orari e anzianità, questo per abbassare il costo del lavoro. E Almaviva Contat ha accolto il piano riduzionato di assunzioni, supportandolo con un accordo specifico di cassa integrazione, assorbendone a sua volta i costi associati. Dopo la prima parziale attuazione dell'accordo con l'assunzione a ottobre 2021 di 217 dei complessivi 543 lavoratori aventi diritto, anche a seguito delle sollecitazioni delle organizzazioni sindacali e di Almaviva Contat in vista della seconda tappa prevista per aprile di assunzioni, con lettera del 31 marzo scorso, Comisian ha comunicato senza alcun preavviso l'intenzione di disattendere unilateralmente gli obblighi sottoscritti in sede istituzionale, di ritenere risolto l'accordo e l'impegno a garantire la continuità occupazionale secondo il piano di assunzioni stabilito, preannunciando l'interruzione del servizio al 30 aprile. Un'intenzione che Comisian ha motivato con la mancata stipula del definito contratto di appalto con ITA dopo la cosiddetta fornitura provvisoria del servizio di Contact Center. Uno scenario contrattuale mai nel suo nodo né da Comisian né da ITA, mai rappresentato nei 10 incontri avuti al tavolo del Ministero, in grave contraddizione con gli impegni precisi e incondizionati assunti da Comisian con la firma dell'accordo, e con la dichiarazione di un'attuazione programmata dell'attività a favore di IDA che traguardava addirittura fino al 2023. E nell'intenzione di non rispettare l'assunzione delle persone legittimamente coperte da clausola sociale, ancora in Almaviva Contat, ad oggi sono 305, di cui 20 a Rennes e 285 a Palermo, Comisian ha fatto immediatamente seguire, come è noto, una procedura di licenziamento per 221 lavoratori assunti ad ottobre. Erano 217 in clausola sociale e 4 assunti fuori da clausola sociale. Sull'evoluzione del rapporto fra IDA e Comisian possiamo solo registrare quanto appreso da sommarie dichiarazioni e notizie stampa, oltre a quelle che abbiamo sentito sia ieri e oggi nelle 2 audizioni, che si addebitano reciprocamente responsabilità di inadempienze, vicende contrattuali che non conosciamo, ma che non possono giustificare condotte inammissibili come la disdetta unilaterale di impegni formalizzati e vincolanti. Quello che possiamo evidenziare è che ITA, società pubblica, dopo aver affermato l'applicazione delle clausole sociali alla propria gara, dicendosi addirittura stupita per le preoccupazioni espresse al riguardo, sempre detto nel famoso comunicato, oggi se ne dichiara estranea, considerandola un aspetto poco profittevole e impegno eccessivamente oneroso. Questa è la considerazione che si apre alla legge dello Stato. Quello che sappiamo è che Comisian non ha mai pubblicato le graduatorie dei lavoratori per le sedi di Palermo e Rende, così come previsto dall'accordo, necessarie alla loro regolare assunzione, che anche a fronte del conflitto intervenuto nei rapporti commerciali con ITA sin dal mese di febbraio, si viene a sapere solo oggi. Comisian non ha mai richiesto l'attivazione del tavolo di monitoraggio ministeriale, specificatamente previsto al punto 6 dell'accordo,
e che invece sento che ci è stato richiesto ad oggi, dettando addirittura delle condizioni. Alma Via Cotta non si è mai sottratta a nessun incontro, ma le condizioni sono assolutamente note e chiare a tutti. E che in ultimo, in occasione dell'incontro convocato lo scorso 20 aprile dal Ministero del Lavoro per affrontare l'estrema gravità della situazione, ITA, società pubblica, ha ritenuto di non partecipare, comunicando in compenso di aver avviato autonoma ricerca del personale e un servizio di assistenza ai clienti sostitutivo presso la sua sede di Roma, in spregio a qualsiasi responsabilità verso principi di legge e a salvaguardia della continuità occupazionale, che pure aveva dichiarato aspetto fondamentale. Quello che sembra è che tra ITA e Covisian sia in atto uno spregiudicato gioco delle parti, fatto di segreti, ipocrisie, omissioni, aree grigie, nel tentativo di sottrarsi agli impegni e di sviare di precise responsabilità per abbandonare al proprio destino 543 persone in nome di cosiddette strategie aziendali. In conseguenza delle giustificabili posizioni assunte da Covisa e ITA, Alma Via Conta si è costretta, trovata costretta proprio malgrado ad attivare a sua volta le procedure di licenziamento delle 305 persone ancora in organico su Palermo e Rende, e che in forza della tutela assicurata dalla clausola sociale e dall'accordo sottoscritto hanno maturato il diritto individuale all'assunzione in Covisa, non esistendo alcuno sbocco occupazionale, non avendo più alcuna attività su cui Alma Via Contat possa impiegarmi. Questo dopo aver perso negli ultimi anni Alma Via Contat oltre 100 milioni di euro e aver pressoché dismesso le proprie attività a fronte di tariffe non più sostenibili, anche in conseguenza di gare sempre impentate al criterio del massimo ribasso. Dismissioni che non hanno comportato gravi impatti sociali solo in virtù di una corretta gestione delle clausole sociali da parte delle aziende subentranti e di una committenza attenta alle svolte occupazionali. Ma quello che vediamo in questa vicenda, dalla sua iniziale gestazione ad oggi, non ha precedenti. E ci spinge, scusatemi, a condividere una considerazione o forse una domanda amara. Ma è possibile che debbano essere lavoratori e azienda a dover chiedere allo Stato di rispettare o farsi rispettare le proprie leggi per garantire l'occupazione? Grazie. Grazie. Allora, senatore Margiotta, mi sembra che si sia prenotato. Sì, tre domande secche. La prima sono numeri. Immagino che siano ovviamente dati ufficiali che si possano dire, altrimenti ovviamente la domanda non considerate che io non l'abbia fatta. Che differenza in termini percentuali c'è stato tra l'offerta di Almaviva, che da quel che ho sentito un attimo fa è stata addirittura in aumento, e quella invece di Covisian, che è stata in ribasso, se ho ben capito. Qual è la differenza tra i due, considerando il delta positivo e il delta negativo rispetto alla base di gara? Mi colpì, lo chiedo per ovvi motivi. Voi già facevate il servizio, quindi immagino che la vostra offerta scaturisse, come dire, da essere informati sui fatti, mettiamola così. La seconda domanda che voglio fare, altrettanto importante rispetto alle cose che abbiamo sentito un attimo fa, è capire se nel bando di gara o nel successivo confronto competitivo, che come avete sostenuto è stato solo sul prezzo, era in qualche modo previsto che dopo 6 mesi si tornasse a ragionare sui costi, oppure se questa previsione non era nel bando di gara, il che naturalmente di per sé determinerebbe, come dire, un qualche cortocircuito, perché se solo una delle parti sa che può offrire un prezzo perché poi dopo 6 mesi lo va a rivedere, mi pare che turbi in qualche modo la stessa correttezza della gara medesima. Vabbè, la terza avete risposto voi, quindi è solo una considerazione, quella sul massimo ribasso. La commissione di cui faccio parte, la ottava, anche recentemente nell'approvare in prima lettura la legge sui contratti, ha molto tenuto a dire che gare di questo tipo, dove c'è un'incidenza della manodopera rilevante, gare di servizi in genere, non possano mai essere fatte in massimo ribasso. Poi il codice entrerà in funzione tra un anno, ma volevo segnalare questa sensibilità molto forte della nostra Commissione su questo tema, quindi credo
clausola sociale e non massimo ribasso in gare di questo tipo, voglio dire, sono due principi molto cari alla Commissione Ottava. Di Piazza. Allora, buongiorno. Tornando al contenzioso, all'oggetto del contenzioso, diciamo, tra ITA e Covision, una cosa che ho capito, che uno dei motivi è anche la durata della telefonata. Nel contratto era prevista una durata di 4 minuti e mezzo. Sembrerebbe, almeno appunto dalle dichiarazioni fatte dal dottore Moretti, che ITA sia disponibile a riconoscere una telefonata fino a 6 minuti, il 33% in più. Allora, la richiesta che faccio a voi, Almaviva, è questa la domanda. Ma in media, le telefonate che venivano fatte ad Alitalia, quanto duravano? Grazie, senatore. Briziarelli. Sì, io mi riferisco alla comunicazione inviata il 20 aprile del 2022 da Almaviva a tutta una serie di soggetti, che non sto qui a rielencare, quindi oltre a quello che ci è stato letto, che in parte è riportato anche dalla nota per l'audizione che ha inviato la CGIL, soprattutto relativamente al passaggio del 13 agosto, alla fine si dice: quello che consigliamo noi sarebbe far rispettare l'accordo del 21 ottobre, brutalizzo. Nei passaggi precedenti della lettera Almaviva fa tutto un quadro sull'attuale occupazione, sui contratti che negli ultimi 10 anni ha perso e non ha rinnovato, la riduzione del 50% su Sky, tutta una serie di cose. Ora, la domanda diretta è questa, che in parte si legge fra le righe ma non è brutalmente esposta in quella comunicazione, non è stata detta qui oggi. Ritiene Almaviva, a prescindere dalle ragioni che vorrà far valere, dal piano relativo a questo contratto, le domande peraltro tecniche e puntuali che il collega Margiotta ha appena posto, di poter mantenere un presidio su Palermo, tenuto conto che io credo ci siano altre due commesse che non sono state citate, Telecom e Trenitalia, che vengono gestite da Palermo, se non erro, e che ancora non sono scadute. Cioè, ritiene di poter riassorbire quelle professionalità, visto che ne ha vantato i dati e le conosce, visto che le ha cresciute, oppure esclude, a prescindere di quello che sarà l'esito di questo contenzioso su questo bando, di poter utilizzare presso la stessa sede, chiaramente non proponendo trasferimenti improponibili, quel personale per altre commesse, gestendole comunque direttamente dal call center di Palermo, o no? Almeno per le 300 e oltre persone che non sono ancora, 340 mi sembra, passate negli step precedenti a Covision, o meno? Grazie. Senatore Rufa. Sì, grazie Presidente Antonelli. Tante domande sono state già espresse dai miei colleghi, però visto la gentilezza anche dell'esposizione, rinnovo in maniera più sintetica e volevo sapere se nel term sheet, nell'accordo preliminare, c'era appunto la tempistica dei 4,5 minuti, che fosse quello il motivo del bando, tra virgolette. Poi nella discussione ho sentito parlare di colpevolezze di ITA. Quali sarebbero le colpevolezze di ITA? Perché poi alla fine c'è stato, tra virgolette, Presidente, uno sfogo, magari che io posso anche capire, quello che a ITA gli si riconosce il fatto di conoscere l'attività di Covision, ma pur conoscendo i loro atteggiamenti ne hanno comunque firmato un accordo. E poi, al cospetto di una frase che mi ha colpito, per cui avevo alzato anche la mano prima, mi ha lasciato un po' di dubbi una frase dove la Covision, il presidente, diceva: ci sono tre grandi aziende, Almaviva, ITA e Covision, per cui noi siamo in grado anche di ricominciare a patto che ci siano nuove commesse. Beh, io su questa frase rimango un po' con dei dubbi e preferisco fare a lei, Presidente Antonelli, una domanda: se siete in grado di recuperare voi stesse le unità che purtroppo delle 543, se non le 543 per intero, sono rimaste ferme al cospetto dei 217 assunti da Covision. Grazie. Presidente, a lei la risposta.
Allora, provo ad essere sintetico. La prima domanda era la differenza percentuale tra l'offerta nostra e quella di Covisian. Il dato che sicuramente ho è quello della nostra offerta, che rispetto alla base d'asta del secondo rilancio, che appunto introduceva oltre che la tariffa oraria anche una tariffa a servizio, quindi a chiamata, back office e compagnia bella, è stato un incremento, vado a memoria, di circa il 13-14%. Quanto Covisian, le posso anche dire quello che è stato il ribasso che ha fatto Covisian, in quanto Covisian ha dichiarato pubblicamente nell'incontro del 20 aprile al Ministero, Covisian ha fatto un ribasso, mi sembra, anche a memoria, dell'11%. Quindi già su questo partiamo da una base differente di circa il 24% sul prezzo presentato. Sul bando, soprattutto specialmente nella seconda, diciamo, ondata, quella del 13-14 agosto, in cui si richiedevano solo una riformulazione economica dell'offerta, in quanto la parte qualitativa era stata già smarcata e indicata come equivalente fra le varie aziende partecipanti, nel bando si parlava dei 6 mesi più un'estensione fino a 36 mesi, ma dalla lettura del bando non c'era nessuna ritrattazione delle componenti economiche. Le componenti economiche erano quelle che venivano offerte in base gara. Questo era il testo del bando. Poi, se successivamente fra Covisian e ITA sono state stabilite regole diverse, non è a noi noto. Poi c'era la domanda sulla durata, 4 minuti e mezzo, che si erano espressi nel bando, quello del 13 agosto, in cui sono state inserite appunto delle prestazioni per servizi e per ogni servizio era stata data una durata, in cui si parlava di 4 minuti e mezzo. Questi tempi, perché poi ovviamente sulle tempistiche poi dipende dalle tecnologie e da tanti aspetti. L'unica cosa che posso dire, perché mi sembra che sia una domanda, diceva, ma voi con Alitalia su che tempistiche tendenzialmente lavoravate? Noi con le persone che lavoravano sul servizio da tantissimi anni, mediamente avevamo un tempo di servizio che era superiore ai 6 minuti, dai 310 ai 330 secondi. Questi erano i tempi medi, poi dopo ovviamente sono tante lavorazioni, però diciamo facendo il medione questi sono tendenzialmente i numeri. Dopodiché ci sono, riassumo, due domande sul quando parliamo di colpevolezza di responsabilità di ITA. Beh, responsabilità di ITA innanzitutto è un committente che ha dichiarato di voler rispettare le leggi, come mi sembra doveroso, leggi dello Stato italiano, ma poi tutto il comportamento successivo non ha seguito questa logica. E nonostante che da febbraio fosse noto sia a Covisian che ad ITA questo problema, che riguardava non il 221 persone, le 543 persone del territorio di Palermo, questo silenzio colpevole di tutti i soggetti, perché di questa cosa non è stato comunicato, perlomeno a noi non è stata comunicata questa difficoltà già da metà febbraio, ha comportato sicuramente lo spostamento di attività che erano presenti sul territorio di Palermo e di Rende, sono state spostate su Roma. E sono state attivate 150, 180, anche qui non sappiamo bene che numeri, nuove persone inserite, che ovviamente rendono ovviamente molto complicato il percorso. Per quanto riguarda, anche qui mi sembra due interventi, sono richiesto il nostro coinvolgimento e la nostra possibilità di riutilizzo delle persone, come le ho già detto, noi su questo mercato, alle condizioni con cui si sta operando ad oggi, noi non vogliamo starci. Noi ci stiamo se abbiamo situazioni di sostenibilità compatibili con quelli che sono il costo del lavoro. Ad oggi noi, tutte le principali commesse sono state dismesse, si stanno dismettendo in funzione di nuovi soggetti subentranti e l'applicazione di clausole sociali che fino ad oggi, come dicevo prima, fortunatamente non hanno generato nessuna
nessuna criticità sociale e ci aspettavamo che anche in questa situazione questa fosse la cosa. Per cui, per quanto ci riguarda, ahimè, la sorte del 300, perché ho sentito questi giorni per esempio del 221, ma ci sono 305 persone anche stanno a Palermo e a Rende, e che le quali tra l'altro non sanno ancora neanche quella lista di priorità assunzionale che Covisa si era impegnata a pubblicare, dove si davano priorità in funzione delle anzianità e dei carichi familiari. Queste liste ancora non sono mai state pubblicate da Covisian, e che, per quanto ci riguarda, se le due grandi aziende, così come si dichiarano ITA e Covisian, non rispettano quanto sottoscritto, quanto affermato durante tutto l'iter di questa increscessura vicenda, il futuro di queste persone, ahimè, è contrassegnato dalle procedure che siamo stati costretti ad attivare. Grazie per il vostro contributo. Certamente, se vorrete inviare un contributo scritto, sarà ben accetto. Comunque vi ringrazio. Sarà il nostro augurio inviarvelo più presto. Grazie, grazie e buona giornata. Arrivederci. Vedo che stanno collegandosi le sigle sindacali, ora audiremo varie persone: Barbara Puzzo, area politica industriale Reti CGL nazionale, Riccardo Saccone, segretario nazionale SLC CGL, Andrea Cuccello, segretario confederale CISL, Giorgio Serao, Fistel CISL, Salvatore Ugliarolo, segretario generale Wilcom, Giuseppe Fabio Gozzo, segretario nazionale Wilcom, e Stefano Conti, segretario confederale UGL. Ricordo che il tempo a disposizione sono circa 35 minuti, ma vi invito a essere sintetici e dare tempo anche alle richieste e alle possibilità di far domande, perché il tempo è comprensivo anche delle risposte, delle domande e delle risposte. Grazie, a voi la parola. Non so chi è per primo, forse Barbara Puzzo? Sì, buongiorno. Io per economia dei tempi, allora a questo punto cederei la parola a Riccardo Saccone, che è il segretario della categoria nazionale della categoria che segue la vertenza. Grazie. Benissimo. Grazie Presidente, grazie a tutte le componenti della Commissione. Allora, guardate, io proverò a essere molto sintetico, anche perché è importante che gli amici e compagni che seguiranno, come dire, integreranno la mia esposizione. Noi abbiamo lasciato come CGL una nota che ricostruisce tutta la vicenda. Io vorrei invece concentrarmi su quattro punti in particolare. Questa mattina tutte le agenzie parlano di ricatto che avrebbe subito in un certo qual modo ITA. Allora, guardate, io credo che noi dovremmo, mi auguro che questa commissione possa aiutarci a fare chiarezza di quanto è avvenuto, provare a capire delle cose. Lo accennava prima il dottor Antonelli. Nell'integrazione al capitolato tecnico di questa gara, uscita, come sapete, ad agosto del 2021, c'era la possibilità, veniva data la possibilità, anzi, era più di una possibilità, il committente poteva, alla fine di questo benedetto term sheet, di questi sei mesi di prova, che abbiamo scoperto poi essere, come dire, un corpo unico a insindacabile giudizio delle due parti, veniva data invece la possibilità al committente di chiedere almeno altri sei mesi di proroga alle medesime condizioni pattuite per i primi sei mesi. A questo punto la domanda è molto semplice. Altavilla parla di ricatto, così come Covisian parla di difficoltà che si è
come dire, trovata a dover affrontare alla fine di questi 6 mesi. Come mai nel term sheet è stata tolta questa possibilità di avere 6 mesi ulteriori di proroga alle stesse condizioni che avrebbero permesso a Dita di gestire meglio le eventuali difficoltà, a Covisian un tempo maggiore per gestire anche una trattativa su un contratto che si annunciava complicato, anche perché, devo dire anche qui cito il dottor Antonelli, e noi l'avevamo denunciato fin dall'inizio, si era, come dire, era stato giudicato, non so se al massimo ribasso, comunque al ribasso rispetto alle anche alle tabelle ministeriali depositate presso il Ministero del Lavoro per quanto riguarda il settore dei call center. Questo, guardate, non è una domanda di poco conto, perché all'aver scoperto a cose fatte che eravamo di fronte a 6 mesi e basta, e poi, come dire, si era in mare aperto, anzi, se siamo informati bene, nel term sheet si fa riferimento a una presunta buona fede, diciamo così, nelle trattative per raggiungere poi il nuovo accordo commerciale, bene, ci ha messo in queste condizioni. Secondo punto, clausola sociale. Posto che, come abbiamo scritto nella nota, noi non crediamo che non aver messo nel primo bando il riferimento alle clausole sociali, questo abbia potuto mallevare ITA dal dover rispettare una legge dello Stato italiano, perché occorre ricordare che i call center sono uno dei pochi settori produttivi di questo paese ad avere le clausole sociali non per via pattizia nei contratti, ma per forza di una legge. E quindi anche su questo, come dire, ci sarebbe molto da discutere. Ma anche qui io non posso ascoltare le parole del presidente Altavilla, chiedo scusa, ancora ieri in audizione, che, come dire, nega la presenza della clausola sociale. Primo, c'è il famoso comunicato stampa, più volte citato anche oggi, del 3 agosto, dove, cioè, non serve che io rilegga le parole testuali, ma si fa diretto riferimento da parte di ITA appunto al rispetto delle clausole sociali. Ma poi io voglio attirare l'attenzione di tutte e tutti voi su un altro fatto. Il 21 ottobre noi stipuliamo presso il Ministero del Lavoro, alla presenza del capo di gabinetto, del ministro, del direttore generale di quel ministero, un accordo nel quale si fa esplicito riferimento alle clausole sociali, sia come legge, sia come articolo del nostro contratto di lavoro. Non un'applicazione convenzionale, ma l'applicazione delle clausole sociali. Quelli erano i giorni nei quali, in nome della discontinuità, non si poteva neanche dire che Alitalia facesse trasporto aereo, bisognava alludere che Alitalia si occupasse di noccioline, essenzialmente, perché solo Vita per la prima volta faceva trasporto aereo, perché bisognava appunto la discontinuità e il rapporto con l'Europa. Ma voi non trovate un po' strano che all'indomani di questo accordo, ripeto, dove con firma ministeriale si parla chiaramente del rispetto delle clausole sociali, nessuno da ITA, non dico il presidente, non dico l'amministratore delegato, ma qualcuno di ITA, anche solo a dire: ma che state dicendo? È millantato credito. Ora, non sono andato a riprendere per l'economia del mio intervento tutte le varie dichiarazioni del mondo politico all'indomani di quell'accordo, dove tutti quanti si felicitavano per il fatto che erano state rispettate le clausole sociali, e oggi io devo apprendere che non c'erano le clausole sociali, non vengono mai e non sono mai state, come dire, riconosciute come tali. È evidente che siamo di fronte a una forzatura, evidentemente per carità di patria, posto poi, come ho detto all'inizio, che è molto discutibile la posizione per cui basta omettere una legge per non essere, come dire, soggetti a quella legge. Se così fosse, come dire, insomma, si salvi chi può. Terzo punto, ieri dall'audizione Altavilla mi pare di aver ascoltato, ha dichiarato che già a marzo aveva avvisato il Ministero del Lavoro su questi problemi che stavano intervenendo con Covisian. Bene, io penso che se questo fosse vero è molto grave. Molto grave perché noi, come dire, non solo abbiamo appreso a cose fatte che questo benedetto term sheet era solo di 6 mesi, non c'era nessuna possibilità di rinnovo, contrariamente a quanto stabilito dal bando, ma apprendiamo anche a cose ampiamente fatte che, come dire, qualcuno era stato avvisato che c'era, come dire,
stava nascendo un problema. Marzo, metà marzo, stiamo ancora nel termine dei 60 giorni, o meno, ma il termine dei 60 giorni nei quali, se nel term sheet fosse stato inserito quello che c'era nel bando, cioè la possibilità di avere 6 mesi di proroga, si poteva richiedere quella proroga per non essere oggi noi in queste condizioni di grande difficoltà oggettiva. E allora anche su questo bisogna, come dire, far chiarezza, perché evidentemente ci sono troppi silenzi. Un'ultima questione, la questione di Cisalpina. Ieri il presidente Almaviva, Altavilla, ha minimizzato. Io ritengo invece che l'aver affidato a una società completamente controllata, non partecipata, basta andare sul sito di Cisalpina, completamente controllata dalla MSC, non devo spiegare che cosa è la MSC e cosa sta facendo in questo momento la MSC, beh, io insomma credo che sia una bizzarria, mi verrebbe da dire. È stato molto minimizzato, come dire, è stato presentato come un aiuto temporaneo, ma come dire, io non penso che questo possa essere derubricato come tale. Ora, alla luce di questi 4 punti, io credo che noi siamo di fronte a qualcosa che si fa fatica a comprendere con il principio della buona fede. Noi in buona fede, come sindacato confederale, abbiamo nell'ottobre del 2021, anche con forti sacrifici da parte di quei lavoratori, 543, lo ricordo, 543, provato a raggiungere un accordo sostenibile, un accordo che partiva da un bacino chiaro, completo, con buona pace delle discontinuità, era l'assistenza clienti del vettore nazionale di trasporto aereo, lo era prima, lo era quando abbiamo fatto l'accordo, lo è ancora oggi. Abbiamo scoperto nel tempo che durante quelle trattative c'è stato molto non detto. Io non posso pensare che si tratti soltanto di rimozioni, diciamo così, psicanalitiche. Anche perché il frutto di quelle rimozioni oggi si porta, come dire, alla dichiarazione del presidente Altavilla, per cui fa riferimento ad un bacino di 217 persone, cioè quelle nel frattempo assunte da Covisia. Verrebbe quasi da pensare che questo insieme di rimozioni, che si fa fatica a immaginare come rimozioni, diciamo così, solo ascrivibili a disattenzioni, un primo risultato nella testa di qualcuno l'hanno già ottenuto, e cioè che quel bacino iniziale di 543 persone, nella vulgata di questi giorni, è diventato già 220-217. Allora, guardate, per estrema completezza, e mi avvio a concludere, qui stiamo parlando di 543 donne e uomini di questo paese, alle quali va dato a tutti una risposta. Non si può permettere di aggirare una legge dello Stato, non si può permettere di fare in modo che un tavolo, che io considero sacro, un tavolo ministeriale, perché quando noi andiamo a fare trattative che riguardano il futuro delle persone in un tavolo ministeriale, io devo dare per scontato che sto in un luogo dove, come dire, sono protetto in un certo qual modo, perché altrimenti sarà complicato immaginare di affrontare la crisi che stiamo vivendo e quella che verrà. Allora è opportuno, e concludo davvero, che quel tavolo venga riconvocato ad horas. A quel tavolo debbono essere presenti tutti, per quanto mi riguarda, Ida. E sarà interessante capire se riusciamo ad ottenere. Come paese, guardi, a questo punto, Presidente, come paese, visto che quella è una società ancora, come dire, a diretto controllo pubblico, ITA, Covisian, che nel frattempo deve rispettare un accordo che ha preso, e Almaviva, per la propria quota parte, diciamo così, di responsabilità, che, come dire, sono ben riconosciute nell'accordo che abbiamo sottoscritto. Ecco, io penso che sia importante tutto questo se vogliamo ridare un po' di dignità non solo al confronto sindacale, ma all'istituzione dove quel confronto è avvenuto e ha prodotto un accordo. Grazie. Grazie a lei, siamo andati ovviamente fuori dai tempi, quindi invito chi segue a essere sintetico. Non so, Cucciello o Serao? No, lascio la parola a Serao. Grazie. Quindi Serao.
Pronto? Mi sente? Sì, la sentiamo, prego. Grazie, grazie per l'invito. Anche noi come CISL abbiamo preparato una nota che sarà inoltrata alla Commissione. Brevemente, guardate, ieri ho ascoltato come i miei colleghi l'audizione del dottor Altavilla e sono rimasto negativamente sorpreso per come ha affrontato il problema, mancando di rispetto anche e soprattutto ai 543 lavoratori di questa vertenza. Qui ci vorrebbe una commissione d'inchiesta per capire che cosa è successo in questi mesi tra ITA ed Covisian, anzi da quando hanno fatto il contratto preliminare, perché le versioni delle due aziende non ci convincono. E devo dire, non ci convince nemmeno il ruolo che ha avuto il Ministero del Lavoro in questa vicenda, perché se, come si è capito ieri, il Ministero del Lavoro era informato preventivamente di quello che stava avvenendo, delle difficoltà che c'erano nella gestione del contratto, avrebbe dovuto convocare le organizzazioni sindacali per fare il punto sulla situazione. Noi siamo per il rispetto della clausola sociale. È un impegno che è derivato da anni di lotte dei lavoratori dei call center per assicurare la continuità occupazionale quando ci sono i cambi di commessa. E la discontinuità di cui parlava il dottor Altavilla ieri è assolutamente, diciamo, un pretesto, perché la discontinuità dovrebbe valere per i collaboratori dei call center, e poi nello stesso momento che ha iniziato il percorso di ITA volavano gli stessi aerei di Alitalia e i dipendenti di ITA indossavano le stesse divise di Alitalia, per cui è una contraddizione di fatto in questo modello. Il vero problema è che ITA e il dottor Altavilla non hanno mai creduto di dare continuità a questa attività di call center con gli stessi lavoratori che avevano lavorato in Almaviva. E devo fare una precisazione, una parte di quei lavoratori erano ex dipendenti di Alitalia, perché fu una cessione di ramo d'azienda. Quindi noi riteniamo che i 543 lavoratori, che rappresentano un bacino unico di questa vertenza, non ci sono per noi 221 lavoratori di Covisian e 308 lavoratori di Almaviva. Esiste un unico bacino e per noi la vertenza deve essere unica, con l'intervento del Ministero del Lavoro, del Ministero dello Sviluppo Economico e del MEF, perché al più presto si convochi un tavolo sindacale in cui si possano trovare soluzioni per queste 543 famiglie. Su questo tema il sindacato territoriale in Sicilia, in Calabria, sta facendo un grandissimo sforzo. Come sapete, è in atto una mobilitazione permanente dei lavoratori con gravi problemi di ordine pubblico. Io dico questo perché ognuno si dovrà assumere le proprie responsabilità su quelli che saranno i drammi sociali che si avranno in Sicilia e in Calabria per questi licenziamenti. La CISL farà la sua parte, noi chiameremo, diciamo, ad assumersi le responsabilità tutti i soggetti interessati, partendo da ITA, da Covisian e dai ministeri competenti. Siamo disponibili a trovare soluzioni che siano soluzioni di dignità, ma soprattutto di rispetto della storia professionale di ognuno di questi lavoratori. Ecco, io mi fermo qui per essere estremamente sintetico e passo la parola a chi mi succede. Grazie. Salvatore Ugliarolo o Giuseppe Fabio Gozzo, o uno dietro l'altro, non lo so. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti i componenti della Commissione. Anch'io, a nome della Wilcom, insieme al collega Fabio Gozzo, proviamo un attimo a dare un contributo rispetto all'audizione. Io partirei da questo, Presidente, per non ripetere o rischiare di ripetere ciò che già i colleghi precedentemente hanno detto. Voglio ricordare a tutta la Commissione che stiamo parlando di 543 lavoratrici e lavoratori che da più di 10 anni, forse anche 20 anni, lavoravano per quello che era ieri la compagnia di bandiera Alitalia e
oggi o da qualche mese ITA. Quindi parliamo di personale altamente professionalizzato, personale che ha una storia alle spalle, che parla addirittura più di due lingue in molti dei casi, e quindi stiamo parlando di persone che hanno sempre svolto il loro lavoro per quello che era la compagnia di bandiera. Ora, detto questo, quello che vorremmo focalizzare rispetto alla vertenza che è in essere, quello che chiediamo è la possibilità di riprendere velocemente un tavolo di confronto presso i ministeri di competenza, perché non possiamo assistere inermi a quello che è una scelta assolutamente per noi sbagliata da parte dei vertici di ITA di non rispettare una legge dello Stato. Il non rispetto di questa legge significherebbe aprire un pericoloso precedente all'interno di un settore che cuba più di 80.000 lavoratrici e lavoratori che lavorano sia per commesse pubbliche, come nel caso di ITA, sia per quanto riguarda commesse private. E dico questo, Presidente, perché la legge che abbiamo volutamente fatto approvare nel lontano 2016 è stata una legge che ha dato garanzie sui livelli occupazionali e che ha garantito fino a oggi il mantenimento dell'occupazione, soprattutto durante i cambi di appalto. Aprire o rischiare di aprire un precedente di questo genere, soprattutto per colpa di un committente pubblico, significa mettere nelle condizioni più difficili l'intero settore che, come dicevo prima, raggruppa più di 80.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro ambito. Noi avevamo provato, dopo aver acquisito la notizia il 19 di aprile, di fare un tavolo presso il Ministero del Lavoro che aveva convocato, e anche lì ITA ha preferito, senza informare niente a nessuno, non presenziare a quello che era un tavolo importante per provare a gestire la vertenza. E tra l'altro va ribadito, perché se ne è parlato e se ne sta parlando, che anche il presidente di ITA, Altavilla, ha in più occasioni, già nelle audizioni di commissione dello scorso fine anno e non ultimo in questi giorni, confermato che la qualità del servizio che veniva erogata da queste lavoratrici e da questi lavoratori, che mi permetterete tutti, sono loro quelli che sono in questo momento ricattati e non, come dice qualcun altro, che è responsabile o i ricatti sono nei confronti di ITA Covisent. A noi in questo momento ci interessa le 543 persone che dal primo di aprile sono senza lavoro e stanno protestando per chiedere il rispetto delle leggi. E in tutto questo, Presidente, e vado anch'io alle conclusioni, quello che abbiamo riscontrato in queste settimane, in cui, a partire dalle strutture territoriali per arrivare a quello che è il ruolo delle segreterie nazionali, scoprire che ITA non rispetta la clausola sociale, perché io non metto in dubbio che ci possa essere anche una interruzione dei rapporti tra il committente e il fornitore. Però ITA, se fosse stata corretta e responsabile, avrebbe potuto aprire un confronto con le parti sociali e individuare subito un nuovo fornitore per cambiare, come dire, il suo interlocutore. Viceversa, invece, abbiamo riscontrato e saputo che ITA ha aperto dei bandi tramite delle agenzie interinali, nel caso specifico Manpower, per selezionare personale con o senza esperienza per applicare dei contratti a tempo determinato delle durate medie di 3 settimane. Allora, concludo, qui si tratta di prendere e provare, secondo ITA, a buttare nel cestino 20 anni di professionalità di lavoratrici e di lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato e ovviare, raggirando a una legge dello Stato, utilizzando addirittura lavoratori precari, perché dei 200 o dei 150 lavoratori che oggi stanno lavorando per l'attività che prima facevano a Palermo e a Rende, sappiamo che la stragrande maggioranza di questi stessi lavoratori sono lavoratori a tempo determinato e con contratti assolutamente precari. Allora l'invito
che faccio è quello di provare anche con questa importante audizione a far riportare la vertenza a un tavolo per consentirci di poter entrare nel merito e ricercare costruttivamente quelle che possono essere delle soluzioni a salvaguardia dell'intero perimetro occupazionale. Grazie Stefano Conti per UGL. Sì, ecco, buongiorno a tutti, grazie per questa convocazione. Cercherò di essere molto schematico perché poi i colleghi che mi hanno preceduto hanno già ampiamente messo, come dire, l'accento sulle cose importanti, però parto da quella che è, a mio avviso, il punto, diciamo, fondamentale, ossia l'applicazione della clausola sociale. Perché ricordava chi mi ha preceduto, ma voglio dirlo anche io, nell'accordo che abbiamo sottoscritto al Ministero si fa esplicito riferimento alla clausola sociale, quindi non è stato fatto un accordo sulla presunzione di un'applicazione della legge, ma è stata applicata la legge che prevede appunto la clausola sociale. Ieri nell'audizione i vertici di ITA hanno più volte ribadito che a loro avviso la clausola sociale non è stata inserita nel bando di gara in quanto la legge prevede che ci sia devono essere gli stessi appunto le stesse aziende, quindi hanno dichiarato che c'è la discontinuità rispetto a quello che è previsto dalla legge. Però la legge dice anche che devono esserci per applicare la clausola sociale le medesime attività di call center, e sul fatto che siano le medesime attività di call center sia per quanto riguarda prima precedentemente all'Italia sia per quanto riguarda ITA ora credo non ci siano dubbi, tant'è che il primo blocco di lavoratori che è passato in Covisian ci risulta che abbia continuato a utilizzare almeno per i primi mesi gli stessi sistemi o parte degli stessi sistemi informatici che venivano utilizzati precedentemente in Alitalia. E poi c'è sempre da capire come mai questo primo blocco di lavoratori che è passato in Covisian abbia continuato per i mesi a seguire dell'accordo a procedere con straordinari in continuazione, quindi vuol dire che i volumi di traffico probabilmente sono ampiamente superiori a quelli che ieri ITA ha ribadito essere invece ad oggi presenti per determinare il numero di addetti che debbono portare avanti questa commessa del contact center. Poi c'è un altro aspetto perché fa, come dire, un po' da cornice a tutta questa storia. È stato ribadito più volte che ci sono dei coni d'ombra rispetto a quello che è stata la vicenda e come è stata portata avanti. E io aggiungo anche che come organizzazione abbiamo fatto una prima richiesta di accesso agli atti per verificare quello che c'è scritto su questo bando di gara a settembre e non abbiamo avuto risposta. Abbiamo aspettato i 30 giorni, quelli di norma, per fare un sollecito e non abbiamo ricevuto risposta neanche nel secondo sollecito. Poi c'è stato l'accordo. Oggi, qualche giorno fa, insomma forse una settimana fa, abbiamo fatto nuovamente richiesta di questo accesso agli atti direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha una commissione ad hoc appunto per i dinieghi delle richieste di accesso agli atti. Dico questo perché vorremmo anche verificare, e poi vado a concludere, oltre alla mancata applicazione della clausola sociale, anche verificare se le tabelle dei costi ministeriali, quelli da decreto del Ministero del Lavoro, per quanto riguarda il costo del lavoro medio al minuto per il personale di call center, nel bando di gara sia stato appunto rispettato. Ecco, allora non voglio rubare altro tempo, dico solamente che credo che sia urgente il fatto di convocare nuovamente un tavolo con tutti gli attori, perché
qui ballano, balla il futuro di 543 persone, che sono la forza lavoro che sarebbe dovuto passare in clausola sociale per quanto riguarda la commessa ITA. Credo che debba essere fatto uno sforzo anche per far comprendere a noi organizzazioni sindacali quello che è accaduto realmente in questi mesi di questa vertenza che a volte ha sfiorato il paradosso. Grazie. Grazie a lei, passo alle domande. Senatore Rufa. Sì, grazie, saranno molto veloci. Sempre sinteticamente. Sì. A Saccone, perché non ho capito bene due frasi che ha detto, il ruolo di MSC, che cosa voleva dire nei rapporti, e poi non ho capito se per lui nel term sheet c'è la rinnovabilità o no, visto che è un accordo preliminare. E poi l'ultimo intervento di Conti, dove dice che ci sono degli straordinari, ciò che vale a dire che c'era necessità di unità e quindi un impegno da parte della Covision, o sbaglio? Grazie. Beatrice Lupo. Grazie Presidente. Allora, io ascolto sia da Almaviva che da parte sindacale che c'è stata questa offerta al minimo ribasso. Ora, noi non abbiamo conoscenza degli atti naturalmente, quindi naturalmente noi quello che ascoltiamo lo prendiamo per buono. Io chiedo se è possibile avere visione di questa offerta al minimo ribasso. Perché mi pare di aver sentito ieri invece nell'audizione alla Camera che invece sia stato rispettato il limite, quindi siccome queste audizioni servono per aiutare la parte politica non a fare ingerenze su una società pubblica e neanche figuriamoci su società private, anche perché non vorrei rivivere il passato, perché molti rimpallano su all'Italia, no? Ma l'Italia purtroppo ha subito per tanto tempo ingerenze politiche, poltronificio anche. Ora, siccome è poltronificio ben altro che invece il diritto al lavoro di lavoratori onesti, bravi, competenti, come quelli ex Almaviva o di Covision, io vorrei capire come almeno la nostra forza politica possa essere utile a trovare una soluzione. Perché da ieri, che non so se tutti qui hanno seguito le audizioni ieri all'audizione alla Camera è stato detto altro rispetto a quello che stiamo ascoltando adesso. Per quanto riguarda poi la presenza di ITA Airways al tavolo ministeriale, ok, ci può stare, anche se la clausola sociale, lo dico più che altro al rappresentante di WIL, che ha detto che ITA Airways deve rispettare la clausola sociale. Ai fini giuridici è la Covision a doverla rispettare e mi sembra abbastanza evidente perché sta agli atti. Però vorrei capire, doveva essere presente solo ITA Airways o anche chi aveva le altre commesse in questo accordo con Covision? Grazie. Senatrice Catalfo. Sì, grazie, io ringrazio i sindacati per gli interventi e per le memorie che ci hanno inviato e che ci invieranno. Sicuramente c'è una questione che noi dobbiamo affrontare tutti insieme che riguarda 543 lavoratori e questo che stanno perdendo il lavoro, e questo deve essere il punto centrale, a mio avviso, che ci deve riunire tutti a un tavolo. Io più che una domanda, Presidente, vorrei cogliere l'occasione, vista anche le richieste delle parti sociali, la disponibilità delle aziende, spero che ci sia la prossima disponibilità anche da parte di ITA, ecco, l'occasione per chiedere sia di audire i ministri ma anche di sollecitare un tavolo interministeriale a cui siano presenti tutte le società coinvolte in modo tale da trovare una soluzione definitiva per 543 lavoratori che comunque hanno svolto un servizio di pluriennale, quindi più che decennale, per comunque una società pubblica che sappiamo che si è trovata nelle difficoltà, abbiamo seguito tutti, quindi capiamo quale possa essere la difficoltà di proseguire, però è chiaro che delle risposte per chi ha lavorato in questo settore per tanti anni
vanno date e che ci dobbiamo far carico di tutto questo. Quindi quello che io chiedo a voi presidenti è di richiedere che ci sia un tavolo, visto e acquisita la disponibilità delle imprese, che spero, ribadisco, ci sia anche da parte di ITA, un tavolo interministeriale per la risoluzione di tutta la questione. Grazie senatrice. Senatore Briziarelli. Sì, grazie. Ovviamente tutti abbiamo chiaro che siamo in un caso unico, no? Anche rispetto alla continuità fra forma e sostanza. Quindi questa è la premessa, però nel momento in cui sabato scorso vedi persone che salgono sul tetto del Politeama per richiamare l'attenzione dell'istituzione, capisci che comunque bisogna andare, fra virgolette, al di là, anche perché persone che, ricordo, non credo sia stato detto da nessuno oggi, avevano già accettato una riduzione del 10% per 2 anni del proprio monte ore, quindi dello stipendio, quindi direi che l'attenzione è massima. Un'altra precisazione, poi 3 domande secche. Io ho apprezzato il passaggio al collega Lupo che ha fatto quando ancora era in collegamento, dicendo non trasformiamo la questione in un aspetto politico, non tiriamo da una parte all'altra. Io prendo atto oggi, concedetemi l'ultima nota polemica che mi permetterò di fare, che rispetto ai cori contro il ministro Giorgetti del 21 aprile bloccando il traffico, oggi sentire Saccone dire sarebbe gravissimo se il Ministero del Lavoro, il Ministro del Lavoro, che è il nostro interlocutore, avesse saputo da febbraio questa cosa e non l'avesse detta, allora ecco, in primo luogo io credo sia stato importante oggi individuare i giusti interlocutori e le giuste e i giusti ruoli, fermo restando che tutti speriamo in una soluzione positiva, ma che non può cancellare, chiudere gli occhi anche rispetto a alcuni passaggi che facevano il collega Rufa, il collega Lupo, il collega Margiotta. Le 3 domande secche, in realtà è una domanda retorica perché avete già risposto. Quindi voi, i sindacati, non sapevano a febbraio o ancora a marzo che c'erano questi 6 mesi e non c'era un percorso liscio? È solo per non per farcelo ridire, ma insomma penso sia giusto sottolinearlo, perché se il ministro lo sapeva, non lo sapevano i sindacati, sarebbe grave. Secondo passaggio, nella offerta di Covisian si immaginava che 90 unità a tempo pieno dovessero essere destinate a commesse differenti da questa. Ricordo che essendoci part time al 50-70%, questo avrebbe significato un riassorbimento non di 90 ma di ben 130 unità. Allora, su questo c'erano state rassicurazioni specifiche, qualcuno era andato a controllare se, non è per dare colpe, è solo per capire, perché io ritengo che i sindacati abbiano fatto assolutamente la loro parte e svolgano nel nostro paese un ruolo, quando lo fanno nel modo corretto, che è la maggior parte dei casi, fondamentale. Ma si era andati a vedere quali fossero effettivamente queste altre commesse, fantomatico o meno, che Covisian ha messo sul piatto per riassorbire 90 unità equivalenti, quindi 130, quindi una quota comunque importante. Ultima domanda, sono usciti diversi comunicati stampa e ci sono stati incontri ufficiali anche con il sindaco e l'assessore comunale di Palermo e anche credo con il presidente della regione e l'assessore regionale competente. Su questo ci sono state aperture, ci sono stati non so, dati importanti, perché poi ovviamente è fondamentale fare chiarezza su quello che non ha funzionato sul piano legale e anche noi sul piano istituzionale chiediamo questa chiarezza. D'altro canto però quelle persone magari immaginano e possono anche essere disponibili, senza cedere sul piano dei diritti, però a immaginare percorsi diversi che li possano mettere in condizione di mantenere comunque la propria famiglia. Quanto ai dati, io mi associo e lo formalizzerei, Presidente, se fosse possibile, sono stati rifiutati e non sono stati dati atti a altri soggetti. Io credo che questa Commissione potrebbe formalmente fare richiesta per avere una visione complessiva, nel massimo del rispetto dei ruoli, di quei dati fondamentali a farsi un'idea anche su che cosa abbia o meno funzionato, e magari anche la Commissione potrebbe sollecitare nella sua veste istituzionale a un altro passaggio fondamentale che credo i sindacati abbiano più volte manifestato, che è stato richiamato anche oggi, la pubblicazione graduatorie. Cioè, io credo che su questo le istituzioni devono essere al fianco dei lavoratori su queste richieste assolutamente legittime. Grazie. Grazie senatore Briziarelli. Alle sigle sindacali eventuali risposte, mettetevi d'accordo su chi rispondere. Prego, a voi. Sì, io rispondo velocemente alla domanda che mi ha posto il senatore Rufa, mi sembra. Sulla questione
MSC Cisalpina, io mi limito a, come dire, fotografare, come ho detto prima, una bizzarria. C'è la crisi dei rapporti fra Covisian e ITA, viene scelto come fornitore, sto a quello che ha detto ieri il presidente Altavilla, una cosa temporanea di piccolo cabotaggio, di tutti i fornitori presenti, e ne abbiamo molti in questo settore, viene scelta una società che è direttamente controllata dalla MSC, che non devo dire che cosa sta facendo l'MSC oggi riguardo alla possibilità di acquistare Ita. Mi limito a dire che è curioso, ecco, semplicemente. La questione dei 6 mesi più 6 mesi. Allora, anche lì, guardate, è molto semplice. Nell'integrazione al capitolato tecnico del 13 di agosto si stabilisce che questi benedetti 6 mesi di questo term sheet potevano essere 6 mesi prorogati di 6 mesi fino a un massimo di 36, se si fosse trovata la quadra. Se non si fosse trovata la quadra, comunque il committente, quindi ITA, poteva richiedere entro 60 giorni dalla fine del term sheet dei 6 mesi ulteriori 6 mesi alle medesime condizioni. Ora, questo è l'integrazione al capitolato tecnico del 13 agosto, le notizie che noi sapevamo e conoscevamo. Quando hanno firmato il term sheet, ritengo che questa cosa sia scomparsa, perché altrimenti, se ci fosse stata, ITA non si sarebbe trovata in condizioni tali da far dichiarare al presidente di essere stata ricattata, perché avrebbe avuto la possibilità di imporre ulteriori 6 mesi. Punto. Dopodiché, guardate, non è un problema politico. Davvero, questa è un'avvertenza. Un'avvertenza che ha bisogno, come dire, dell'aiuto di tutti per essere risolta. Quindi non è un problema politico, di questa parte o di quella parte. Bene un tavolo interministeriale, bene che a quel tavolo ci sia l'apporto di tutti. Noi non ci vogliamo far tirare per la giacchetta da nessuno, perché qui ci sono 543 persone che non stanno rischiando il posto di lavoro. Alla fine di una procedura lo perdono. Grazie. Io, Serao, molto velocemente. Guardate, questo è un bando di passaggio di attività da un'azienda all'altra che nasce male. Nasce già nel mese di agosto del 2021. Vedendo i tempi, già ci rendiamo conto che era una situazione molto drammatica. E noi, ad agosto 2021, le organizzazioni sindacali che oggi sono al tavolo lo hanno rappresentato a mezzo stampa e anche ad Almaviva. Adesso io rispondo a una domanda che faceva una deputata. Che cosa noi possiamo fare come parte politica? Io credo che questa commissione debba fare una cosa molto semplice, richiedere l'immediata convocazione di un tavolo interministeriale, come è stato già detto, per mettere intorno a questo tavolo tutte le parti che oggi sono convocate e che sono state audite anche precedentemente, anche Covisian, per cercare di trovare soluzioni. Questo è quello che noi dobbiamo fare. I 543 lavoratori oggi sono praticamente licenziati e noi dobbiamo dare a questi lavoratori un futuro, soprattutto in realtà come Palermo e Rende, nel sud, dove la questione dei call center è molto molto delicata in termini di mantenimento occupazionale. Se questa vicenda attraverso ITA, azienda diciamo partecipata al 100% dal pubblico, dovesse imboccare questa strada del mancato rispetto delle leggi e dei contratti, noi ci troveremmo da qui a qualche mese in una situazione drammatica per una realtà come la Sicilia, nella quale lavorano circa 10.000 lavoratori nel campo dei call center. Questa è la drammaticità. Io mi permetto di aggiungere che la vicenda call center, al di là dell'avvertenza di ITA, è una situazione drammatica sulla quale, diciamo, la politica e il governo
hanno più volte, diciamo, posto il tema, ma non l'hanno mai affrontato nella sua radicalità. Questo è un elemento drammatico per la realtà del Mezzogiorno. Io voglio segnalare questa commissione, mi auguro che possa influire in tempi veloci sul governo e sui ministeri competenti per convocare il tavolo di cui abbiamo assoluta necessità. Grazie. Sì, se posso, Presidente, brevemente anch'io una precisazione, anche perché una senatrice, insomma, ha posto ovviamente un chiarimento, una posizione rispetto al tema che ho provato anche nel mio primo intervento sulla questione della clausola sociale e sulla partecipazione ai tavoli. Va precisato o comunque evidenziato che sia nei tavoli pre-accordo dello scorso anno, sia ora al tavolo del 19 di aprile, i vari fornitori, fornitore uscente e il fornitore subentrante e comunque nelle altre, in tutte le riunioni, hanno sempre partecipato. Il tema che ponevo in una parte del mio intervento era il fatto che ITA, avendo un problema o evidenziando quel problema che poi ha esposto all'esterno, non è venuta appositamente al tavolo per aprire quella discussione. E la clausola sociale, sì, da un lato la va a rispettare il fornitore che subentra o chi detiene l'attività, però è pure vero che se l'attività viene sottratta, nel caso specifico dal committente, quello che il sindacato chiede nel rispetto della legge è che puoi cambiare anche committente, tra l'altro c'è una graduatoria di chi è arrivato per prima e di chi è arrivato secondo, si poteva anche trovare lì una soluzione per dare continuità dell'attività e soprattutto per garantire i livelli occupazionali. Concludo, Presidente, dicendo che rispetto ai vari interventi, tutti ampiamente rispettati, io sono assolutamente favorevole anche al ragionamento che più senatori hanno detto, uno fra tutti la senatrice Catalfo, che in questo momento cercare irresponsabili o dare processi di intenzione, noi vorremmo o preferiremmo aprire una sessione, un tavolo specifico presso i ministeri di pertinenza per provare intanto a ricercare le soluzioni che diano quella stabilità occupazionale a queste lavoratrici e lavoratori che, ripeto, da più di un mese stanno scioperando, stanno manifestando e che di fatto non hanno più le attività, perché le stesse attività, come dicevo nel precedente intervento, sono state tolte dal territorio di Palermo e Rende e sono state affidate a lavoratori presi tramite un'agenzia interinale di cui, come ho ribadito anche precedentemente, ci risulta che siano lavoratori con contratti a tempo determinato. E allora noi pensiamo che sia urgente provare a riportare al tavolo tutti i diretti interessati, compreso ovviamente ITA, per provare a capire come risolvere una soluzione nel rispetto di quelle che sono le leggi di questo paese. Grazie. Allora sì, per rispondere velocemente alla domanda che mi aveva posto il senatore Rufa, io ho accennato agli straordinari proprio perché ieri durante l'audizione di ITA ho sentito dei numeri, mi sembravano piuttosto bassi i numeri di operatori rispetto, diciamo, al fabbisogno che il committente ha di diciamo saturare il call center, anche perché proprio in virtù di quegli straordinari di cui ci parlavano i lavoratori eravamo convinti come organizzazioni sindacali che il secondo blocco di lavoratori previsto nell'assunzione, il secondo blocco di lavoratori previsto per aprile, se non ricordo male, o per marzo o per aprile, venisse forse anche accelerata in virtù appunto della dei volumi di traffico che venivano registrati. E poi anche per capire, l'ho detto prima, lo ribadisco, per cercare di capire quello che è avvenuto in tutta questa vicenda, che ha molti, molti coni d'ombra, e quindi vorremmo capire, ovvio che il nostro primo interesse è quello di sistemare la situazione delle 543 famiglie, ma è anche vero che vorremmo
cercare di ricostruire quello che è successo, non perché dobbiamo accusare uno piuttosto che l'altro, ma proprio per capire effettivamente quali sono state diciamo, le difficoltà che non sono state, che non sono emerse, comunque non sono state dette alle organizzazioni sindacali e che poi alla fine hanno portato a questa situazione in questo momento assolutamente disastrosa. Quindi rinnovo la richiesta di aprire un tavolo per confrontarci e trovare al più presto una soluzione per queste 543 famiglie. Grazie. Grazie a voi. Presidente, sì. Scusi. Posso leggerle tre righe di un documento di ITA? Sì, molto, molto rapidamente. Sì, sì, questo è quello che scrive ITA. Desta stupore le preoccupazioni espresse da alcune sigle sindacali e da esponenti del mondo istituzionale siciliano dal momento che tutte le società invitate applicano lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede l'utilizzo della clausola sociale, essendo per ITA fondamentale salvaguardare la continuità occupazionale nel caso di passaggi di attività da un fornitore all'altro. Questo è un comunicato stampa che ITA mise e girò diversi mesi fa, quando noi avevamo tutta una serie di criticità ovviamente a difesa dell'occupazione. Quindi mentre qua ITA comunica e dà garanzie nel rispetto del cambio di appalto applicando le clausole sociali, oggi siamo qui per evidenziare il non rispetto di quelle stesse clausole sociali che loro, come dire, comunicavano di voler rispettare. Vi ringrazio, grazie per il vostro contributo e per i contributi iscritti che ci avete inviato. Buona giornata. Grazie a tutte e tutti voi. Grazie, buona giornata a tutti. Vedo i responsabili di ITA, per ITAR Airways, Alfredo Altavilla, presidente esecutivo, e Fabio Lazzarini, amministratore delegato e direttore generale. Cedo a voi la parola, ricordando i 20 minuti per la spiegazione, per il vostro intervento e per domande e risposte. A voi, buona giornata intanto e grazie per essere qui. Buongiorno senatore, ringrazio innanzitutto lei e il senatore Matriciano dell'opportunità che ci viene data di essere auditi oggi in una sede istituzionale e, come ho specificato anche nell'audizione di ieri alla Camera dei Deputati, non a un tavolo negoziale, per chiarire esattamente il profilo di coinvolgimento ITA Airways in questa vicenda e per cercare di fare un po' di chiarezza su quelle che sono le responsabilità dei vari attori, atteso che l'accertamento delle responsabilità è solo una parte del problema, ma è indispensabile per poter poi eventualmente decidere chi dovrà essere responsabile delle soluzioni del problema. Assieme al dottor Fabio Lazzarini, ho qui con me il dottor Claudio Tanilli, che è responsabile delle relazioni industriali di ITA Airways, e al fine di facilitare l'audizione proietteremo alcune slide velocemente. Partiamo dall'agosto del 2021, quando ITA Airways decide, alla luce dei livelli di servizio insoddisfacenti precedenti alla della precedente gestione, di adire una gara di natura privatistica per l'affidamento dei servizi di contact center, invitando a partecipare più operatori privati, inclusa la stessa Almaviva. La gara viene aggiudicata a Covision,
Ci tengo a precisare subito che questa gara prevedeva soltanto per un 30% una valorizzazione del contenuto economico dell'offerta e per un 70% la gara veniva giudicata in ragione del soddisfacimento di alcuni KPI di performance da parte dei vari partecipanti. Quindi non si è trattato in alcun modo di una gara al massimo ribasso. Covision sottoscrive il 17 ottobre del 2021 con ITA Airways un accordo preliminare con una durata di 6 mesi per regolamentare la fornitura dei servizi in questo periodo temporaneo e per definire i termini e condizioni del contratto di servizio definitivo. Nello stesso tempo, ITA Airways mette in piedi un team interno di 40 persone per svolgere assistenza speciale a passeggeri e servizi ad alto valore qui nella nostra sede di Roma. 21 ottobre, sebbene non vi fosse alcun obbligo giuridico a riguardo, in virtù della discontinuità tra l'Italia ed ITA Airways e conseguentemente tra il servizio fornito da Almaviva dall'Italia e quello affidato da ITA Airways a Covision, Covision congiuntamente ad Almaviva sottoscriveva un accordo impegnandosi ad ottemperare la clausola sociale e ad assumere i 543 dipendenti di Almaviva in forza presumibilmente di altre commesse che ovviamente a ITA erano e sono totalmente ignote, atteso che i volumi di ITA Airways avrebbero giustificato soltanto l'allocazione del 45% di quelle risorse alla commessa di ITA stessa. Quindi noi, non avendo né contezza né assolutamente responsabilità sullo sviluppo del business di Covision in relazione alle 543 persone, non potevamo che restare estranei a questo accordo sottoscritto al Ministero, frutto di nuovo di una decisione esclusiva da parte di Covision, che è da intendersi come il solo soggetto vincolato al rispetto della clausola sociale. Nel periodo di tempo tra dicembre e febbraio, ITA Airways ha corrisposto a Covision un corrispettivo superiore in media del 30% rispetto a quanto fornito, a quanto previsto dall'accordo preliminare, per sostenere la fase di avviamento di Covision. Questo motivato dall'assoluta positiva evoluzione dei livelli di servizio e dalle performance degli operatori di Covision di Palermo. All'inizio di febbraio viene comunicato il cambio di management della stessa Covision e arriviamo a quella che secondo me è la prima data veramente importante di questa vicenda, il 17 di febbraio. Alle 12.55 ovviamente tutto quello che sto citando è comprovato dall'esistenza di documenti all'interno dell'azienda. ITA Airways invia a Covision una bozza di accordo definitivo dove conferma per ulteriori 6 mesi le condizioni migliorative del 33% rispetto all'accordo preliminare. Poche ore dopo, alle 18, Covision, nel corso di un incontro con ITA Airways, comunica l'intenzione di non voler proseguire con la firma dell'accordo definitivo e di non poter rispettare gli impegni assunti con il Ministero, dato che l'adesione alla clausola sociale aveva comportato, così ci venne detto, la non sostenibilità delle commesse, tra cui quella di ITA Airways e non soltanto quella di ITA Airways, nei termini inizialmente concordati. Evidentemente nei precedenti 5 mesi Covision non aveva acquisito commesse sufficienti a consentire l'assorbimento di tutte le 543 risorse. Il Ministero del Lavoro è stato informato per le vie brevi lo stesso giorno da parte di ITA Airways delle possibili conseguenze delle decisioni di Covision, che aveva di fatto deciso di non rispettare la clausola sociale interrompendo il rapporto con noi. Questa era la data in cui Covision doveva chiamare il tavolo. Al 17 di febbraio non erano ancora scattate
le tempistiche di comunicazione alle organizzazioni sindacali e conseguentemente ai lavoratori della decisione di uscire dal contratto, il 17 di febbraio era la data in cui bisognava sedersi tutti quanti intorno al tavolo per lavorare a una soluzione del problema. Chiaramente Covigen, lo abbiamo detto ieri e lo continueremo a ripetere, ha messo in atto una strategia assolutamente consapevole, evitando di coinvolgere immediatamente il Ministero del Lavoro, come invece abbiamo fatto noi, malgrado non fossimo firmatari del contratto. Ciò nonostante, il 9 di marzo, ITA Airways, pur non avendo avuto risposta alla lettera di febbraio, continuava a offrire le condizioni migliorative del 33% per 6 mesi rispetto all'accordo preliminare, ma il 21 marzo Covigen, malgrado non avesse mai risposto neanche a questa seconda proposta di ITA Airways, inviava una proposta commerciale con una maggiorazione del corrispettivo del 64%, che ITA Airways ha ritenuto irricevibile per 2 ordini di motivi. Innanzitutto perché, contrariamente al nostro 33% che era erogato per un periodo temporaneo, la maggiorazione del corrispettivo del 64% da Covigen veniva intesa come una misura definitiva, il che avrebbe rimesso in discussione i termini di aggiudicazione della gara, che avrebbe potuta essere invalidata da coloro che l'avevano persa. In secondo luogo, avrebbe ingenerato il rischio, che come azienda non possiamo assolutamente correre, che un simile modo di comportamento potesse essere adottato da altri fornitori di servizi con cui ITA Airways ha aggiudicato delle altre gare. Arriviamo al 31 marzo. Covigen, senza chiedere alcuna preventiva consultazione, nella convocazione di un tavolo tecnico al Ministero, comunica alle organizzazioni sindacali di ritenere risolto in via unilaterale l'accordo con ITA Airways e i relativi impegni occupazionali. Ovviamente Covigen, soprattutto perché esperta di customer care, sapeva perfettamente che l'unica reazione possibile dei lavoratori era quella di iniziare un'agitazione che si sarebbe ripercossa sui livelli di servizio di ITA Airways. E su questo chiedo al dottor Lazzarini di percorrere quello che è successo, le conseguenze di queste decisioni. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, anche da parte mia, grazie per questo incontro. In questa slide abbiamo riassunto l'andamento del servizio dal giorno, il 7 marzo, in cui, 7 aprile, in cui Covigen ha comunicato, il 31 marzo in realtà, ha comunicato ai lavoratori e ai sindacati che avrebbe terminato il rapporto di collaborazione con i Terribus. Come vedete, noi nel nostro bando di gara, nei nostri parametri interni di riferimento di performance, avevamo stabilito un target di chiamate gestite, qui vuol dire chiamate al call center a cui viene data un'effettiva risposta e vengono gestite, quindi risolvendo il problema del cliente che ha chiamato, e mettendo un target del 4% come valore massimo di chiamate abbandonate, ossia clienti che dopo aver atteso troppo tempo in linea non riescono a parlare con nessuno e riattaccano, come dire, dal punto di vista telefonico. Vedete come le performance, come abbiamo come già detto il Presidente, come abbiamo sempre ribadito in ogni occasione, le performance di Covigen, dopo un'iniziale fase di formazione, di training e di escalation delle prestazioni, delle competenze degli addetti di Covigen, erano prestazioni decisamente soddisfacenti. Noi in gennaio, in febbraio e in marzo abbiamo sempre superato il target che ci eravamo dati del 96% di chiamate gestite. Vedete l'effetto invece che c'è stato ad aprile, peraltro mese particolarmente importante, perché aveva all'interno del mese non soltanto la festività del 25, che c'è tutti gli anni, ma anche quello di Pasqua, la settimana precedente, il 17 di aprile. Quindi con un flusso di passeggeri
particolarmente importante per questi due weekend e anche in concomitanza con l'entrata in vendita della stagione estiva. La stagione estiva nel mondo aereo inizia quando cambia l'ora legale, quindi da quel momento in poi viene messo in vendita, anche se viene messo in vendita un po' prima, tutte le vendite dei voli estivi, quindi quelli stagionali dove c'è un incremento di capacità sensibile per coprire la domanda, e questo genera nella fase di prenotazione, di cambio biglietto, di ricerca anche della soluzione migliore di volo, chiamate al call center. Una cosa importante da richiamare sulla slide precedente è un aspetto che non va dimenticato quando si parla anche di protezione dei lavoratori e non soltanto dei clienti. ITER è stata costruita fin da subito, ITER è stata costruita fin da subito con una serie di processi che mettessero il più possibile il cliente al centro dei propri processi per aumentare sensibilmente la soddisfazione del cliente. Un cliente soddisfatto vuol dire un cliente fedele che poi vola ancora con noi e contribuisce alla redditività dell'azienda. L'abbiamo fatto talmente importante, quindi questo è il primo obiettivo fondamentale, soddisfare il cliente. E il call center, le prestazioni del customer care, hanno un impatto importante, quantificabile mediamente tra il 20 e il 25% nella totale soddisfazione del cliente. Per i Airways è talmente importante la soddisfazione del cliente che addirittura è diventato uno dei due parametri che stabiliscono il raggiungimento o meno dei target che portano poi alla retribuzione variabile di tutto il personale, dal presidente al sottoscritto fino a qualsiasi lavoratore di ITA. Una parte del nostro stipendio è variabile e la variabilità dipende da due fattori importanti. Uno finanziario, l'EBITDA, quindi la profittabilità dell'azienda, e l'altro è proprio il Net Promoter Score, gestito e calcolato da un'azienda esterna che fa quello di lavoro, lo fa per i più grossi marchi mondiali, che certifica la soddisfazione del cliente. Quindi proteggere la soddisfazione del cliente, di cui, ripeto, il call center è un contributore importante, non è soltanto importante per il futuro dell'azienda, la redditività dell'azienda, perché un cliente fedele vuol dire ricavi assicurati per i prossimi anni, ma addirittura tocca la componente variabile dello stipendio dei nostri dipendenti, che hanno fatto un'impresa nel lanciare una compagnia da zero in pochi mesi, con performance tra i migliori al mondo in termini di puntualità, di regolarità, anche di soddisfazione del cliente, perché abbiamo avuto dei mesi con una soddisfazione dei clienti record. Sicuramente i mesi di aprile e di maggio, con l'impatto che abbiamo avuto sul call center, abbiamo già visto dai primi dati che stiamo raccogliendo che la soddisfazione dei clienti sta calando molto, e questo avrà un impatto sul, ripeto, sullo stipendio di tutti noi, soprattutto di tutti i nostri collaboratori, che hanno un primo target a 30 giugno, e se il target non viene raggiunto perderanno una parte delle loro variabili che non sarà più compensata, non sarà nemmeno compensabile dalle prestazioni del secondo semestre. Qui noi lavoriamo per proteggere sia i clienti ma anche i nostri collaboratori. Per andare poi più nel dettaglio, se andiamo a vedere i picchi di impatto ci sono stati attorno al 7 aprile, addirittura 3 chiamate su 4 non sono state gestite, sono state di conseguenza abbandonate. Poi vedete gli altri picchi, 60% e del 56% negli altri periodi del mese, che sono i mesi vicinissimi che precedevano i weekend, sia quello pasquale che quello del 25 aprile. Ovviamente la situazione molto più tranquilla proprio nei weekend, perché poi di fatto molto poco, però non siamo arrivati a perdere, a non gestire 3 chiamate su 4, che è un numero oggettivamente assolutamente impresentabile. Se guardiamo poi i livelli di servizi e le chiamate abbandonate e gestite oppure gestite entro i 20 secondi, se lo andiamo a vedere giorno per giorno, sotto vedete nei riquadri rossi i giorni in cui il fornitore ci ha comunicato gli scioperi interni, come abbiamo scritto anche nel slide precedente, li riteniamo assolutamente legittimi da parte dei lavoratori che si sono visti comunicati la fine di un rapporto di lavoro e di conseguenza hanno come unica arma possibile per manifestare la loro preoccupazione quella dello sciopero. Abbiamo avuto, vedete giorno per giorno l'evoluzione, sono gli stessi dati di prima rivisti però contestualizzati con le varie giornate della settimana, e vedete il precipitare dei livelli di servizio che ci ha impattato. L'ultimo dato che ci tenevamo a darvi sono i livelli di servizio giornaliere intesi come minuti dei tempi di attesa dei nostri clienti al telefono.
Abbiamo avuto un picco l'8 aprile di 16 minuti, scesi poi durante il tempo, però nei giorni più importanti, i giorni più caldi, ripeto, quelli che prevedevano i weekend festivi e quelli che hanno riportato poi in vendita una grossa mole di capacità e di voli per la stagione estiva, abbiamo avuto medie sui 12 minuti, 13 minuti, 10 minuti. Tutti voi una volta nella vita avrete, come anche noi, telefonato a un call center per un vostro servizio. Già dopo il primo minuto d'attesa ci si comincia a innervosire, figuriamoci dopo 16 minuti. Tutto questo ha impattato pesantemente la soddisfazione dei nostri clienti e ha provocato anche delle perdite, perché alcune chiamate sono per prenotare, chi non riesce a prenotare prende, va da un'altra parte, supplisce in parte il sito web, l'app, eccetera, eccetera, ma sono alcune cose che vanno per forza fatte da parte del cliente interagendo con un operatore che in questa fase è sparito. Abbiamo tamponato in alcuni casi con le 40 persone interne che avevamo, abbiamo attivato un contratto commerciale con un fornitore esterno che abbiamo sentito prima citare, che non è un call center, è semplicemente un'agenzia di viaggi molto grande che gestisce aziende importanti, aziende grandi, gestendo le aziende grandi, abituato a avere operatori che sanno prenotare dei voli, cancellarli o riproteggerli, abbiamo chiesto aiuto, ma giusto per inquadrare bene il problema, visto che ci si vuole vedere dietro chissà quali strategie, stiamo parlando di un rapporto di 40 e qualcosa giorni in cui ci sono stati assicurati 20 persone spalmate sulle 12 ore lavorative, stiamo parlando di un grandissimo impegno. Questo per darvi un po' di dati sulle nostre performance, e poi adesso lascio il Presidente continuare sulla cronistoria delle nostre vicende. Quindi, a fronte dell'immediato peggioramento del livello di servizio, l'unica alternativa che avevamo era quella, uno, di guardare se ci fossero altri fornitori in Sicilia disposti a subentrare all'accordo con Covision, e purtroppo non abbiamo trovato nessuno che si sia reso disponibile. In virtù dell'onerosità degli impegni assunti da Covision accettando la clausola sociale. Voglio specificare, non siamo neanche arrivati allo stadio di poter negoziare dei termini economici, il rifiuto è stato pregiudiziale. Persa questa possibilità, l'ultima alternativa che restava era quella di creare, di espandere il nostro call center interno intorno alle 40 persone che già avevamo, e quindi abbiamo proceduto immediatamente ad avviare delle procedure di selezione e formazione, attingendo in maniera prevalente al bacino della cassa integrazione dei lavoratori all'Italia in amministrazione straordinaria, in particolare quelli che avevano già avuto esposizione a attività simile, e questo ha fatto sì che a oggi abbiamo circa 170 persone su base Roma, che includono anche 12 lavoratori provenienti da Covision che erano già su piazza. Il 2 di aprile noi abbiamo informato il Ministero del Lavoro in merito ai disagi causati ai passeggeri e alla stessa ITA dalla decisione di Covision, e abbiamo informato il Ministero che ovviamente non potevamo prendere parte a un tavolo negoziale in quanto non eravamo firmatari dell'accordo originario, ma unicamente una parte resa nella vicenda. Il 7 aprile Covision annunciava l'avvio della procedura di licenziamento dei 221 lavoratori già assunti e l'impossibilità di assumere i rimanenti 322. L'8 aprile viene convocato il tavolo del Ministero, il 19 aprile, il giorno prima, ITA Airways ha di nuovo illustrato al Ministero del Lavoro la propria posizione, ribadendo l'estraneità all'accordo oggetto del tavolo convocato per il giorno seguente, e quindi la decisione di non prendere parte a quel tavolo perché è riferito alla negoziazione di un accordo che non ci vedeva tra i firmatari. Il fatto che ovviamente questa discussione avrà delle implicazioni legali, perché ITA Airways deve tutelare sia da un punto di vista di responsabilità contrattuale che precontrattuale i propri interessi, e di interesse ovviamente
limitato alle aziende, ma sicuramente non per i lavoratori interessati dalle decisioni di Covision. Noi in assoluta buona fede abbiamo cercato di comporre e di offrire a Covision un miglioramento delle condizioni originariamente sottoscritte. Ripeto, Covision ha accettato minutaggi e conseguenti tariffe che rispettavano i contratti nazionali di lavoro per propria autonoma decisione. Non è stata assolutamente forzata da nessuno. E ITA Airways, di sua assoluta spontanea volontà, ha accettato di riconoscere questo extra 33% per un periodo di tempo originario di 3 mesi, possibilmente estendibile di altri 6. Noi il nostro call center interno l'abbiamo completato in larga parte. Ciò nonostante, come abbiamo dichiarato ieri, siamo assolutamente disponibili, visto l'elevato livello delle professionalità presenti nel call center di Palermo, a completare gli organici del nostro call center a Roma con risorse provenienti da Covision, pur con sede di lavoro a Roma, ma attivando modalità di smart working per evitare loro il trasferimento. Quello che abbiamo fatto non ha un beneficio economico, perché per ITA Airways la creazione di un call center interno non ha un beneficio economico, perché stiamo applicando esattamente gli stessi livelli di servizio che avevamo previsto per il contratto con Covision. Anzi, sul 2022 avremo un impatto negativo di 200.000 euro dati dai costi di setup del call center. Aggiungo anche che da un punto di vista di performance le nostre 40 persone sono arrivate a performare nei mesi fin qui di operatività a un livello di circa 5 minuti e 43 rispetto ai 6 minuti e 7 di performance di Covision. Quindi credo che anche su questo ci siano state delle informazioni poco attendibili fornite dal fornitore. Chiudo da ultimo con una considerazione. ITA Airways è nel mezzo del processo di privatizzazione. L'incremento del 64% o il ricatto del 64% prospettato da Covision avrebbe comportato un aumento di costi di 4 milioni all'anno, e semplicemente adottando le normali dinamiche di valorizzazione di questi processi, questo avrebbe portato a una perdita di valore per l'azionista pubblico pari a circa 70 milioni di euro. Quindi riteniamo anche da questo punto di vista di aver fatto l'interesse dell'azienda e del nostro azionista non accettando la proposta di Covision. Qui mi fermo, Presidente, e se ci sono domande ovviamente molto volentieri. Grazie, domande ce ne sono sicuramente, a iniziare dalla senatrice Lupo. Allora, grazie Presidente, ringrazio anche il Presidente Altavilla e l'amministratore delegato Lazzarini. Allora, intanto inizio con una premessa doverosa per quanto mi riguarda, lo faccio a titolo personale. Conoscendo anche il settore di cui si sta parlando, anche di cosa significa giustamente un'azione di sciopero e cosa comporta però in ambito di servizio pubblico. Naturalmente call center, giustamente i lavoratori hanno totale diritto e devono, io sono una di quelle che ne ha portati avanti tanti di scioperi, quindi assolutamente condivisibile, quando si rischia posto di lavoro e quindi anche il mantenimento della propria famiglia. Però in ambito di servizio pubblico ovviamente fare uno sciopero selvaggio purtroppo non collima con quelle che sono le regole invece a cui devono attenersi il personale lavora nel servizio pubblico, ovvero garantendo almeno delle fasce orarie. Questo lo dico perché ho capito da queste audizioni, da quelle di ieri, che comunque il danno non è stato minore, è stato un gran danno ovviamente questa azione di sciopero continuativo, che lo ripeto a scanso di equivoci, è assolutamente di diritto dei lavoratori.
Ringrazio però la ITA Airways perché in questo momento io oggi ho, è l'unico momento in cui ho potuto leggere delle slide o comunque dei numeri, perché nelle audizioni di oggi quello che è venuto fuori è chi rimpalla la clausola sociale, ma gli atti giuridicamente mi pare di capire, no? Mi sembra evidente che la clausola sociale ce l'ha comunque, rimane Covisan ad averla. E Covisan non ha fornito nessun dato certo, se non dire sostanzialmente che è colpa di ITA Airways. ITA Airways fa parte di un gruppo di società che avevano le commesse, quindi non è l'unica ad avere le commesse. ITA Airways viene rilanciato, che viene detto che doveva partecipare al tavolo ministeriale. Guardi, Presidente, anche l'amministratore delegato, magari sì, così forse si evitava tutto questo caos, non lo so, questo è un punto di domanda che rimane ormai così nel vuoto, però a questo punto allora dovevano partecipare anche gli altri che avevano le altre commesse. Per quanto riguarda un altro punto che mi viene da dire, voi giustamente sostenete di essere parte lesa, avete già quindi iniziato delle azioni legali nei confronti di Covisan, perché se Covisan dice di essere parte lesa, mi immagino che abbia fatto lo stesso Covisan. Questo non lo dico, ovviamente è una questione proprio in titolo informativo che sicuramente ai lavoratori non frega nulla, giustamente. Io penso che lì condivido anche con la senatrice Catalfo, bisogna ovviamente trovare una soluzione. A questo punto è inevitabile fare ovviamente un tavolo interministeriale, però io vorrei rimanere agli atti. Noi in questa commissione, in quest'aula di commissione, oggi siamo in congiunta con la commissione lavoro, abbiamo votato un parere al piano industriale della ITA Airways, dovendoci sottoporre a delle condizioni che la sottoscritta ha contrastato in tutti i modi. Il tema della discontinuità l'abbiamo dovuto ingoiare. E che vuol dire? Che gli stessi lavoratori ex Alitalia hanno dovuto mandare addirittura dei curriculum alla ITA Airways. Non c'è nessuna continuità, perché c'è stato il segno della discontinuità, e ripeto, non che questa cosa mi faccia felice. Ci sono lavoratori che hanno iniziato in una compagnia statale senza contratto collettivo nazionale, poi recuperato in corso d'opera, seppur diciamo ancora da migliorare, mi auguro che ci sia la volontà da parte dell'azienda. Io quello che non capisco è come mai i sindacati, e prima ho visto che c'è stata una ritrattazione da parte della UIL, loro dicano che è ITA Airways che deve mantenere la clausola sociale. E le altre commesse? Cioè, io vorrei capire a livello giuridico su cosa ci si sta basando. Poi, naturalmente, ho sentito dal Presidente Altavilla poco fa che comunque c'è la disponibilità da parte dell'azienda di prendere nuovi impiegati, ormai nella società internalizzata, alla quale io non è che mi posso opporre, cioè sarei anche favorevole, però giustamente se pensiamo a chi ha già una professionalità di 20-25 anni, stesso discorso per i lavoratori diretti, di fatto della compagnia di bandiera, ex diretti, e allora pensiamo come si può effettivamente trovare una soluzione. Naturalmente, avendo dovuto accettare un piano industriale che comunque ha ridotto di molto sia gli slot che anche il parco macchine, è naturale che immagino che come i dipendenti ex Alitalia in ITA Airways al momento non siano dimensionati alla fine del piano, anche in questo caso non credo che si possa prendere tutti insieme. Allora a questo punto, sempre perché dobbiamo tutelare tutti i lavoratori, così come sono in cassa integrazione ovviamente gli ex Alitalia ancora non in ITA Airways, e su questo punto vorrei fare solo un piccolo appunto: controlliamo bene le liste, parlo così, la lancio lì. Rimane il fatto che forse è il Ministero del Lavoro che dovrebbe prendersi carico in questo momento di queste famiglie che giustamente sono preoccupate, come lo siamo tutti noi. E in più voi stessi, e concludo Presidente, chiedo scusa se ho preso un po' più tempo, e in più, ripeto, mi pare di capire che il servizio offerto, e quindi fornito sotto pagamento giustamente, era un servizio comunque ben valutato da parte della ITA Airways e precedentemente di quella che fu l'Alitalia. Ultimo punto, il 17 febbraio mi pare che sia una data importante, perché voi dite che alle 12.55 avete mandato la bozza di accordo alla Covisan con l'aumento del 33%. E alle 18 circa Covisan vi dice che sostanzialmente non firma l'accordo.
È da lì che forse Covision dovrebbe mandarci forse delle slide, come avete fatto voi, e spiegarci le sue responsabilità. Rimane che noi non siamo giudici di nessuna società, ma siamo protettori di quelli che sono i lavoratori onesti e i cittadini onesti. Quindi vi chiedo solo la cortesia di ampliare, diciamo, il raggio di azione e aprirvi a fare un incontro interministeriale, seppur agli atti, mi pare evidente che è uscito non solo da oggi ma anche da ieri, voi non siete quelli che hanno firmato la clausola sociale. Grazie. Senatrice Vono. Sì, grazie Presidente. Ringrazio il dottor Altavilla e il dottor Lazzarini per l'esposizione e anche per la relazione che spero ci inviano, se già non l'hanno fatto. Allora, premesso che come gruppo siamo convinti che le scelte di ITA debbano essere improntate alla sostenibilità economica e al miglioramento del servizio, come d'altronde dovrebbe essere per tutte le aziende di Stato, che però molto spesso, anche dai casi che vediamo, vengono utilizzate come ammortizzatori sociali. E sebbene siamo stati sempre contrari alla nazionalizzazione della compagnia, conveniamo sul punto che se gestita con criteri di profittabilità, come ha detto anche il dottor Lazzarini parlando della variabilità degli stipendi, ITA può rappresentare un volano per la ripresa economica del Paese. Quindi a questo punto chiedo come intendete conciliare i risvolti sociali con la sostenibilità economica. E poi un altro chiarimento. Sappiamo che è stata avviata una procedura di privatizzazione e di ricerca di un partner industriale per lo sviluppo di sinergie fondamentali che consentano proprio alla compagnia di agire meglio e di avere più potenzialità, in quanto non può rimanere da sola in un mercato competitivo come quello del trasporto aereo. Secondo quello che è stato detto, la decisione unilaterale di Covision ha prodotto o produrrà conseguenze negative per ITA anche con riferimento a questa procedura? Grazie. Senatrice Catalfo. Grazie Presidente, ringrazio il Presidente per la spiegazione. Io la prima cosa che vorrei chiedere è se c'è la disponibilità di ITA a sedersi attorno a un tavolo interministeriale per dirimere e approfondire tutta la questione che riguarda ovviamente anche i 543 lavoratori coinvolti nel servizio di call center ex Alitalia. La seconda cosa che vorrei chiedere è che, se non erro, forse ho compreso male, ITA aveva il diritto incondizionato a richiedere e ottenere la proroga alle stesse condizioni a Covision e che Covision non poteva sottrarsi. Vorrei sapere se questo passaggio è stato effettuato. Un'ulteriore domanda vorrei porre: si è parlato di disponibilità da parte di ITA ad assumere parte del personale. Vorrei sapere in che numero. Altra domanda: ITA ha parlato di un nucleo già esistente, creato all'interno della stessa compagnia di 40 lavoratori specializzati e che a questo si sono aggiunti man mano adesso nel tempo ulteriori lavoratori. Ecco, la domanda che vorrei porre è: quanti sono, con che tipologia di contratto e per quanto tempo sono stati assunti? L'ultima domanda, se non erro, è l'ultima. Si è parlato in questi giorni di ulteriori contratti commerciali con soggetti esterni, quindi la domanda è: non parliamo solo di internalizzazione del sistema di call center all'interno di ITA, ma anche di esternalizzazione? Vi faccio la domanda specifica perché anche in queste audizioni si è parlato di un contratto commerciale con Cisalpina e, per sentito dire,
di un call center con 90 unità di Cisalpina situato nel sito di Cisalpina di Torino. Io mi ringrazio per le risposte, ringrazio il Presidente per la parola. Senatore Rufa. Non ha il microfono attivato, senatore? Sì, grazie. Sentite? Sì. Perfetto. Sì, chiedo scusa, sono in macchina. Dico grazie, Presidente. Giusto per chiudere un po' la bella giornata, sperando anche io che si possa strutturare un tavolo interministeriale e con le parti interessate proprio per risolvere il problema dei 543 lavoratori e famiglie. Io voglio chiedere delle domande molto nette per capire bene. La scelta di ITA su Covision è basata quindi non solo sul ripasso, quanto anche su una meritocrazia strutturale, da quello che si è capito? E poi se voi eravate o no a conoscenza, che eravate anche, oltre voi c'erano anche altre commesse e che voi, a quanto pare, rappresentavate solo il 45% dell'interesse di Covision. Poi sapere se o no avete la sociale con Almaviva, avere, ecco, queste certezze in modo tale da rispondere anche a quelle che sono dei dubbi che qualche sindacalista ha espresso anche nei vostri confronti su quello che potesse essere un rapporto tra voi e Covision. E quindi, ecco, proprio per togliere ogni dubbio, chiedo che venga data risposta a queste domande. Grazie comunque. Briziarelli. Sì, grazie Presidente. I colleghi hanno già detto molto. Due passaggi. Il primo, credo che l'esposizione sia stata, diciamo così, chiara al limite della crudezza. A questo punto la domanda che faccio è, dato per assodato che dal punto di vista all'Italia si ritiene, che ITA si ritiene parte lesa, appunto in parte l'ha già detto, l'ha chiesto anche la collega Lupo, quali quadri ci si aspetta da un eventuale riconoscimento delle proprie ragioni. Secondo passaggio fondamentale su una frase, e anche altri colleghi l'hanno fatto, che è stata posta. Abbiamo dato disponibilità, fermo restando l'assegnazione dell'eventuale sede legale di Roma, all'effettuazione smart working del lavoro, quindi non chiedendo lo spostamento dei lavoratori da Palermo, ma, e non sono il primo a averlo detto, non è stato indicato il numero di persone eventualmente coinvolte da questa operazione. E terzo aspetto, sempre sull'esposizione che è stata data, siamo stati costretti a dotarci di una struttura interna, non era nelle nostre intenzioni, l'abbiamo fatto perché costretti, ma nel momento in cui si dovesse arrivare a una risoluzione, qualunque essa sia, della vertenza che di fatto della causa che si aprirà, a quel punto, in prospettiva, allo stato attuale e ragionando di piano industriale, ITA oggi immagina di risolvere stabilmente la gestione attraverso un contact center interno, oppure in prospettiva, chiarita la situazione, immagina comunque di esternalizzare questo servizio? Grazie. A lei, Presidente, a voi. Grazie. Allora, senatrice Lupo, lei ha fotografato in maniera oggettiva e totalmente realistica il problema della clausola sociale. La clausola sociale si applica esclusivamente da un punto di vista strettamente giuridico al rapporto in essere tra Covision e Almaviva, e ITA Airways non ha nessuna obbligazione da questo punto di vista. E no, non vorrei essere interpretato male, questa non vuole essere una fuga dalle responsabilità, stiamo soltanto descrivendo il quadro giuridico all'interno del quale questa vicenda deve essere inquadrata.
Esattamente per la ragione che lei ha detto. La discontinuità imposta dalla Comunità Europea, dalla Commissione Europea, nella transizione tra la vecchia Alitalia e ITA Airways. Potevate partecipare al tavolo. Di nuovo, la sua domanda contiene la risposta. Se noi non fossimo stati, se fossero stati chiamati anche gli altri clienti di Covision al tavolo, avrebbe avuto un senso per ITA Airways parteciparvi, perché avremmo potuto confrontare i piani di sviluppo di tutti i clienti e vedere se esisteva una soluzione. Ma questo non poteva succedere il 20 di aprile. Il 20 di aprile il danno si era già prodotto. Il tavolo andava convocato, come ho detto nel corso della mia presentazione, andava convocato il 17 di febbraio, quando Covision ci ha sbattuto la porta in faccia e ci ha detto che sarebbe uscita dall'accordo. In quel momento saremmo stati i primi ad essere interessati dall'attiva partecipazione al tavolo interministeriale per cercare di trovare una soluzione del problema. Al 20 di aprile ormai il danno era prodotto e noi eravamo già corsi ai ripari esattamente per porre rimedio alla situazione che il dottor Lazzarini ha descritto. Azioni a tutela, assolutamente. Noi abbiamo già cominciato le azioni a tutela, come dicevo prima, sia per responsabilità precontrattuale che per responsabilità contrattuale, perché riteniamo che Covision, sia nelle modalità con cui è uscita dall'accordo, che nei termini, ha prodotto un danno economico e reputazionale alla nostra azienda. Senatore Vono, conciliare sostenibilità economico e sviluppo sociale. Questo è stato dal primo momento il driver della transizione dalla vecchia compagnia di bandiera a quella nuova, perché nessuno di noi disconosce il sacrificio che è stato necessario da un punto di vista di ridimensionamento degli organici nel passaggio dalla vecchia compagnia di bandiera a ITA Airways. Noi abbiamo la responsabilità come dirigenti di questa azienda di preservare la sostenibilità economica nel lungo termine. Questo nell'interesse ovviamente dell'azionista, che in questo momento coincide con il MEF e quindi con i contribuenti italiani, e nel futuro con chi dovesse diventare il nostro socio di maggioranza, ma soprattutto la sostenibilità economica è l'unica condizione con cui si può assicurare lo sviluppo sociale e il rispetto degli obiettivi occupazionali che sono contenuti all'interno del piano industriale. Senza sostenibilità economica si scade nella creazione di soggetti che hanno come obiettivo quello di agire da ammortizzatore sociale e non da operatori di mercato. Sempre la senatrice Vono, ci sono state conseguenze per il processo di privatizzazione dall'agire di Covision? Beh, sicuramente dovremo riguadagnare il terreno che abbiamo perso da un punto di vista di non solo di soddisfazione del cliente, ma anche di impatto sulle nostre performance commerciali. Da un punto di vista di conseguenze dirette, torno a quello che ho detto in conclusione della mia presentazione, valorizzando l'extra costo che Covision ci aveva chiesto, questo avrebbe potuto produrre, ed è riportato anche dal parere di un autorevole esperto oggi sul Corriere della Sera, un danno economico valutabile di circa 70 milioni per l'azionista pubblico. Senatrice Catalfo, mi perdoni se parto a rispondere dalla fine. Cisalpina, l'ha chiarito il dottor Lazzarini, si è trattato di 40 giorni di contratto commerciale con operatori di un'agenzia di viaggi, abituati a servire agenzie di viaggi,
parliamo di 20 persone che hanno agito soltanto come supporto nella fase tra l'inizio del processo di recruiting delle nostre risorse e il momento in cui l'abbiamo terminato. È solo un contratto commerciale, nessuna relazione di medio-lungo termine. Quanti sono i nuovi assunti? Alla data di oggi i nuovi assunti sono 186, suddivisi tra 66 già confermati a tempo indeterminato e 120 ancora a tempo determinato. Quanti sono i nuovi assunti? E con questo rispondo anche alle domande del senatore Brizzarelli e del senatore Rufa, che potenzialmente potrebbero essere assunti facendo origine agli attuali dipendenti di Covision. Come ho detto ieri, non è la soluzione del problema. Stiamo parlando di qualche decina di unità nel 2022. Quello che noi abbiamo comunicato al Ministero del Lavoro è che alla crescita dei volumi del piano industriale, quello che possiamo immaginare è che questo numero continui a crescere, ma stiamo sempre parlando di un numero limitato rispetto all'entità del problema occupazionale di cui stiamo parlando oggi. E comunque ci tengo a sottolineare, le persone che noi intenderemmo assumere sono persone oggi di Covision, perché sono persone che sono state che hanno seguito dei corsi di formazione sui nostri sistemi e che quindi sanno operare sul nostro sui nostri processi. Non pensiamo in questo momento di fare origine alle 322 persone del bacino Almaviva. Senatore Rufa, criteri per la gara di Covision, assolutamente lei ha ragione, i criteri di gara erano da un lato per il 30% legati a fattori economici e per il 70% legati a fattori tecnici di performance in termini di livello di servizio. Il 70% era poi ulteriormente diviso in altri sotto criteri di performance, quindi si è trattato di una gara più sulla competenza tecnica e sul livello di servizio che sul puro costo economico. Senatore Rufa, c'erano altre commesse? Guardi, qui questa è una risposta difficile, perché ci era stato detto che ci sarebbero state altre commesse. Ovviamente noi non eravamo a conoscenza, non avevamo nessun dettaglio su queste. Quello che abbiamo legittimamente immaginato nel momento in cui Covision ha firmato l'accordo di clausola sociale per i 543 operatori, che queste commesse effettivamente ci fossero, perché prudenza di ogni buon dirigente d'azienda è quella di non sottoscrivere degli impegni, soprattutto di carattere occupazionale, se non si ha alle spalle un flusso certo di attività. Nulla ovviamente noi sappiamo di ciò che può essere accaduto a queste commesse. Sempre il senatore Rufa, clausola sociale con Almaviva, ripeto, da un punto di vista strettamente legale crediamo che si applichi soltanto tra Almaviva e Covision. Si poteva estendere ad altri operatori del settore, non si applica nel passaggio di internalizzazione con ITA Airways. Senatore Brizzarelli, le prime due domande credo di averle già risposte. L'ultima domanda, contact center interno per sempre? La risposta è sì, anche perché questo è un impegno che abbiamo preso con le persone che abbiamo assunto, come dicevo prima, gran parte delle quali arriva dal bacino della ex Alitalia, e nel rispetto del principio che non esistono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, riteniamo corretto formare queste persone per dar loro una prospettiva di impiego di lungo termine. Come ho detto nella risposta precedente, abbiamo dato la nostra disponibilità al Ministero del Lavoro a mantenere questo profilo occupazionale qui su Roma e ad assorbire, attraverso l'utilizzo dei lavoratori Covision della sede di Palermo, trasferiti a ITA Airways, per coprire lo sviluppo del piano industriale.
un paio di integrazioni. Prego, dottor Lazzarini, completa le risposte. Un paio di integrazioni. La senatrice Catarfo ha già risposto il presidente con lo split. Giusto un'informazione aggiuntiva che può essere interessante, che delle 189 persone di cui ha parlato il presidente, ce ne sono in questo momento 66 più 18 a tempo determinato, 84 che sono ex Alitalia, quindi sono persone che abbiamo recuperato dalla cassa integrazione e che sono, stanno già lavorando nel nuovo call center. In più aggiungo che abbiamo fatto una gara per il call center per le chiamate che arrivano dall'estero, che non sono gestite qua internamente, è stato scelto un fornitore esterno in cui lavorano 52 persone, questo per rispondere alle telefonate all'estero. Un altro dato, visto che anche qui il Presidente vi ha già dato lo split di com'era originariamente la gara, il 70% del punteggio era dato da cose tecniche, in particolare il 15 punti era il valore di esperienze pregresse, 25 punti il piano di salita delle persone di competenza per riuscire a gestire i call center quando siamo partiti, 15 punti erano dell'organizzativo ed operativo, 6 punti alle certificazioni, poi vari punti vari sulla formazione ed altro. Sui danni abbiamo già parlato, c'è una stima in corso anche sugli impatti sui ricavi che poi arricchiranno e daranno contenuto alle due cause che, come diceva il Presidente, abbiamo intentato. C'era anche una domanda della senatrice Rupo se ci risulta che Covision abbia intentato una causa, a noi non risulta, non sappiamo. Faccio un'ultimissima considerazione su tutte le slide che abbiamo fatto vedere. Vi sarà forse sembrato strano, avrete notato l'assenza di un punto in quelle slide lì. Non c'è mai stato, abbiamo messo i vari, non soltanto i giorni, ma anche i minuti per lo scambio di informazioni. Forse vi sarà rimasto strano verificare che non c'è mai stato un incontro con i vertici di Covision. Perché nessuno ci ha mai contattato. Il Presidente ed io siamo abbastanza operativi, non siamo qui negli uffici a guardare fuori. Posso assicurare che incontriamo quasi quotidianamente i fornitori più importanti. Abbiamo incontrato anche i vertici passati di Covision e non era solo per benedire il contratto, ma per far presente l'importanza del lavoro che stavano prendendo, che stavano seguendo la nuova compagnia di bandiera italiana che partiva e faceva uno start-up. Incontriamo i fornitori e vi assicuro ancora di più incontriamo, io personalmente ancora di più perché fa parte delle mie deleghe, anche i clienti. E vi assicuro che proprio in questi giorni, domani, annunceremo un'importante iniziativa nel mondo del turismo. Un paio di nostri clienti hanno avuto dei piccoli mal di pancia perché questo programma lo facciamo inizialmente con un loro concorrente, che è uno di loro. Io personalmente ho sentito questi clienti per garantire che continuino a vendere ITA, che continuino a essere collaborativi con noi. È il nostro lavoro quotidiano. Noi, lasciati per strada, dopo aver firmato dei term sheet, dopo aver ribadito mille volte la nostra soddisfazione, aver addirittura scritto una lettera in cui accettavamo di pagare un po' di più rispetto al passato, non c'è mai stato chiesto un singolo incontro dai vertici di Covision. Per cui tutta questa preoccupazione su questa vicenda in cui tutti quanti stiamo lavorando, qua ci sono un certo numero di senatori, ieri un certo numero di deputati, ministri coinvolti, a noi questa attenzione da parte del fornitore, almeno nei nostri confronti, per cercare di trovare una soluzione a quello che poi viene dichiarato come un dramma che sentono fortemente sulla loro pelle, questa attenzione noi non l'abbiamo percepita, almeno in termini di contatti personali. C'è la senatrice Catalfo che vorrebbe fare un intervento per, non so bene. Sì, come. Grazie Presidente. Solo per ribadire la domanda che avevo fatto prima, anzi ringrazio il Presidente e colgo l'occasione per aver risposto praticamente quasi a tutte. Ne mancava una che riguarda proprio il fatto che ITA comunque aveva il diritto incondizionato a richiedere, a ottenere una proroga alle stesse condizioni da parte di Covision, e che Covision non poteva sottrarsi. Volevo chiedere se ITA in effetti lo ha fatto. Grazie. Mi scuso, ho mancato io la riga di quella risposta, assolutamente ragione. No, allora, il meccanismo con cui era stata costruita la relazione con Covision prevedeva questo sorta di accordo temporaneo di 6 mesi
all'interno del quale avremmo dovuto negoziare i termini definitivi per il contratto, ma non esisteva un automatismo per costringere Covision ad eseguire anche il contratto definitivo. Loro legittimamente potevano tirarsi indietro dalla firma del contratto definitivo. Come spiegavo prima, credo che sarebbe stato molto più onesto da parte loro, anche e soprattutto nei confronti dei lavoratori di Palermo, nel momento in cui si sono resi conto della non economicità o di qualunque fossero le ragioni per cui non potevano eseguire il passaggio al contratto definitivo, chiamare in quel momento il tavolo con il Ministero del Lavoro e noi per cercare, e gli altri clienti per cercare una composizione del problema. Grazie per il vostro contributo e vi chiedo se potete inviarci il materiale illustrativo che ci avete mostrato. E certamente, assolutamente. Vi auguro buona giornata, grazie ancora. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Buona giornata.